sulle slide, quindi non ti vedo. Ok? Allora, tu hai questa tesina che è sulla seconda industrializzazione, no? Abbiamo fatto un pochino questa tesina, quando l'ho concepita, era in contrapposizione ad un'altra un po' più classica e praticamente questa è quella che vede l'industrializzazione come un valore positivo, no? E quindi c'è il positivismo come corrente letteraria. All'interno ho fatto confluire Filippo Tommaso Marinetti, che praticamente è appunto il futurismo, quindi diciamo, infatti lui redige il manifesto futurista. Quindi questa tesina parla di un approccio positivo al cambiamento, ok? Questo te lo dico perché deve essere, come voglio dire, il tuo collegamento di base. Abbiamo già detto alla prima lezione, tu seguisti se non erro, che la cosa più importante di una tesina è il macroargomento centrale, è quello che fa da collegamento a tutte le altre materie, perché le materie sono solo degli aspetti attraverso cui visitiamo questo macroconcetto. Infatti, si chiama seconda industrializzazione processi e dinamiche, intese appunto in senso positivo. L'altra tesina, invece, che porta per esempio Verga, il verismo, il realismo e anche collegamenti con il romanticismo, ovviamente è più conservativa e quindi ha una posizione negativa nei confronti del cambiamento. Quindi questo è un po' a livello filosofico, come dire, il leitmotiv, va bene? Ci sei? Sì, io la sento, se scappo sono qui comunque. Sì, ci sono. Ok. Allora, andiamo sulla slide numero 2, anzi sulla numero 3, perché andiamo direttamente sulle slide del percorso. Quindi, chiaramente, seconda rivoluzione industriale vuol dire che porti la seconda rivoluzione industriale in storia. Rispetto alla prima, la seconda rivoluzione industriale si differenzia intanto chiaramente come epoca, perché la prima arriva nel 1700, fine 1700, e invece la seconda arriva praticamente a inizio 900, va bene? Quindi periodo storico chiaramente un po' diverso, siamo a ridosso poi di quella che sarà la prima guerra mondiale. E in che cosa si differenzia? La prima rivoluzione industriale, tutto sommato, coinvolge fino a un certo punto l'industrializzazione vera e propria, perché si ha la macchina, diciamo, come si chiamava, insomma, quella per cucire, ora non mi viene il nome, è famosissima, esiste tuttora, però insomma, riguarda pochi settori, ecco, questo è il concetto. La vera industrializzazione, intesa un po' come la intendiamo oggi, cioè quella che arriva con il boom degli anni 50, no? Cioè con i prodotti, che ne so, gli elettrodomestici, diciamo queste cose qua, inizia con la seconda rivoluzione industriale, perché le innovazioni riguardano innanzitutto l'energia, quindi il petrolio, la benzina, si ha soprattutto l'invenzione della macchina, cioè del motore a scoppio, e quindi chiaramente unendo le due cose, quindi le automobili, le prime automobili, i primi aeroplani, si ha, diciamo, il telefono, i dirigibili, quindi diciamo che è una rivoluzione che coinvolge molto di più e molto su più ampia scala. La prima rivoluzione industriale già aveva in qualche modo messo in allarme su alcuni cambiamenti sociali, no? E lo spostamento dalle campagne alle città, e chiaramente con il taylorismo comincia anche il concetto della catena di montaggio, no? Quindi del lavoro in serie, da cui poi ci sarà Karl Marx, che chiaramente porrà la questione del lavoratore barra schiavo, che è niente più e niente meno che diciamo una ulteriore elaborazione di quella che poi è la teoria hegeliana del servo padrone. Bene, Karl Marx fondamentalmente è la sinistra hegeliana, quindi viene dopo. Vabbè, queste sono questioni, diciamo, filosofiche, ma lo dico perché chiaramente il professore di storia, solitamente il professore di storia e filosofia, in questo caso mi fa anche italiano, queste cose chiaramente approfondiscile con la professoressa. E questa prima slide di storia,
come solitamente avviene, è una slide un po' introduttiva, come voglio dire, cioè non è che devi fare 10 minuti a parlare di storia. Dalla storia, una volta che hai descritto queste quattro cose che ti ho raccontato, cerca di muoverti soprattutto verso italiano, dove chiaramente anche per una questione, come dire, di pubblico, cioè di noi che ti ascoltiamo, sentiamo qualcosa relativamente agli autori. Filippo Tommaso Marinetti, fondamentalmente nel manifesto del futurismo, che tu vedi tra l'altro, te l'ho riportato sulla destra, è questo foglio, diciamo, con scritto ZAN, TUMB, TUMB, quindi ci sono una serie di innovazioni stilistiche, questo io lo dico, ma comunque sempre con la professoressa di italiano, poi ti dice lei, insomma, decidete assieme meglio l'argomento come sviscerarlo, io ti dico quello che mi ricordo, quello che ho pensato. Quindi si muove questa corrente che vede diciamo in buona luce i cambiamenti e queste innovazioni, e infatti si parla appunto di movimento del positivismo. A questo aderisce Marinetti con questo ulteriore slancio, lo chiama proprio futurismo, cioè rivolti verso il futuro, e rompe completamente rispetto a tutti quelli che erano gli schemi stilistici utilizzati dagli autori precedenti, con questa cosa che vedi è, sembra tutta sgrammaticata o comunque diciamo molto disordinata, non segue le regole, no, anche le scritte sono messe in maniera di sbiego, obliqua, oppure sempre più piccole. E in che cosa consistono poi queste innovazioni? Lui utilizza moltissimo, vedi, le onomatopee. L'onomatopea è una figura retorica, è sostanzialmente una parola che contiene in sé il rumore di quella parola, no? Se faccio chiaramente sarà il vento che passa. Quindi invece di dire nel testo letterario il vento pelava quella notte, magari l'autore ci scrive direttamente proprio il suono, e quindi chi legge ha immediatamente proprio la percezione uditiva di quello che sta accadendo. Vedi, quindi tumb tumb sembrano i rumori appunto di una locomotiva, probabilmente, che è una delle invenzioni della seconda rivoluzione industriale. Parole in libertà e il futuro come frontiera. Quindi, ripeto, poi questo lo approfondisci con la professoressa, sinceramente. In italiano. Andiamo avanti, c'è storia dell'arte, io ti avevo messo i quadri di Salvador Dalì, perché addirittura Salvador Dalì parla poi del surrealismo, gli orologi molli sono un'opera famosissima, però insomma è inutile discuterne perché non c'è la professoressa di storia dell'arte, quindi tu passerai dopo italiano direttamente a francese. In francese io ti avevo messo qualche autore, diciamo, quindi avevo fatto un collegamento di natura, come dire, letteraria, però mi ha informato la professoressa che insomma forse avevate qualche difficoltà, insomma alla fine vi siete orientati verso quest'altra discussione, probabilmente più agevole ed abbordabile, tanto nessuno di noi sa il francese, quindi diciamo nelle lingue dovete stare tranquilli perché ragazzi nessuno vi interromperà fondamentalmente. Io c'ho Elvio che sta in apprensione, io ho detto guarda, non ti preoccupare, pensa alle cose più importanti. E quindi sostanzialmente vedo la notion de production, quindi praticamente parlerai di nuovo della seconda rivoluzione industriale, però chiaramente dicendolo in francese, con la professoressa di francese. Claro? Ok. Andiamo avanti. Ecco, e allora poi parliamo di marketing. Allora, in questi anni, praticamente, vedi, poi ci sono i ruggenti anni 20. Vabbè, io inizialmente il collegamento l'avevo fatto in francese con Coco Chanel, ora mi sto ricordando, che stilisticamente innova perché fa questi... Non so se l'hai visto, c'è stato anche un film molto bello sulla Rai qualche anno fa, proprio su Coco Chanel. E faceva vedere praticamente questa stilista come ha inventato, reinventato lo stile della moda in Francia, chiaramente basandosi su materiali e tessuti molto più come dire, di qualità rozza, di qualità di bassa qualità, insomma quello che contava era però il portamento, lo stile appunto con cui lei realizzava questi cappelli. E quindi in quegli anni ci sono in Francia, adesso mi sfugge il nome perché ripeto non ho fatto francese, ma insomma l'equivalente succede un po' in tutto il mondo, no? In Italia abbiamo queste donne un pochino mascoline, no?
però in maniera, come voglio dire, non come oggi che è comunemente accettata, era un qualcosa proprio per mettere in evidenza. Se ti ricordi le flapper, per esempio, in America, le infermierine, quella per esempio della pubblicità della Coca-Cola, sai, con lo chignon bionda, ecco, quindi c'è questo tipo di donna che è a metà tra la prostituta e, diciamo, la ragazza che si trova in una situazione, come dire, di boom economico, a metà ridosso tra le guerre, e quindi c'è la replica sia in Italia sia in Francia di questo tipo di stile. Infatti, per esempio, a me è capitato di organizzare qualche serata anni 50 e ci avevamo appunto chi si è vestita, come dire, con queste cose, sai, acqua, la gonnellina rossa, queste cose qua. E quindi, diciamo, inizialmente la design era stata pensata così, poi, ti ripeto, in francese tu parli della seconda rivoluzione, ma comunque c'era un concetto di bellezza intrinseco che riprende sempre quello che ti ho detto essere il, come dire, la base di pensiero della tesina, cioè questo cambiamento ci piace, per noi è positivo. E allora ti ho messo in marketing praticamente la slide relativa a Maslow, dove ti dico dal bisogno di stima e autostima al bisogno di autorealizzazione, cioè i bisogni più elevati praticamente dell'essere umano. L'uso dei sensi, il profumo e l'olfatto, i cinestetici e il sistema percettivo, quindi l'importanza anche di alcuni sensi che spesso vengono, come dire, sottostimati, ma che invece a livello subliminale agiscono, no? E quindi i cinestetici, tu hai partecipato alla lezione di comunicazione visiva, ti ricordi? Lo accennai che cosa sono? Vabbè, all'interno del sistema percettivo, praticamente, diciamo, in programmazione neurolinguistica, cioè comunicazione visiva e non verbale, si suole distinguere in tre tipologie le persone: i visivi, gli auditivi e i cinestetici. I visivi sono particolarmente, tutti quanti utilizziamo tutti e cinque i sensi, ovviamente, quindi è sempre un mix, non è che una categoria usa solo la vista, tutti usiamo tutti e cinque i sensi, però diciamo che c'è una predominanza in queste tre categorie. I visivi, ovviamente, tipo me, utilizzano la vista, quindi il loro senso più sviluppato è la vista. Questo significa che sono reattivi quando ci si parla a parole del tipo guarda, cioè guardi qui, oppure osserviamo, cioè termini che richiamano il concetto visivo. Solitamente un visivo, per esempio, se deve ricordare la vacanza di 3 anni fa, per esempio, guarda in alto a sinistra, perché per elaborare deve praticamente rielaborare l'immagine, deve ricordare visivamente l'immagine, quindi la costruisce da sinistra verso destra. Per esempio un uditivo invece guarda in orizzontale, perché gli uditivi sono soggetti che invece come senso più sviluppato hanno appunto l'udito. Quindi probabilmente sono più sensibili a termini del tipo senta, ascolti, oppure sono persone che di un ricordo ricostruiscono soprattutto il rumore, ok? Infine abbiamo i più problematici, possiamo dire, che sono i cinestetici. I cinestetici sono la terza categoria ed è quella che, come sensi più sviluppati, utilizza gli altri tre, e cioè appunto gusto, tatto ed olfatto. Cinestetico, la donna spesso è cinestetica, cioè in prevalenza le donne sono più cinestetiche. Ad esempio, sicuramente ti sarà capitato, o magari a qualche tua amica, di dire ah, mamma mia, il profumo della sua felpa è ancora su... Cioè, quindi, diciamo, ricostruiscono il ricordo basandosi di più su questi altri tre sensi. Perché dico che sono più problematici? Perché hanno un cerchio più stretto, cioè il loro spazio... scusami, un cerchio più ampio in realtà, per cui praticamente è molto facile entrare nel loro spazio. Appena ti sporgi un po' all'interno del loro cerchio, loro vanno in difficoltà, vanno in chiusura più che altro, più che difficoltà, che non è una difficoltà, vanno in chiusura perché il loro old brain, cioè il loro vecchio cervello, che poi è quello decisionale, avverte immediatamente una percezione di pericolo. E allora, diciamo, questa era la spiegazione successiva che, diciamo, in qualche modo avvalora poi questa distinzione che facciamo delle persone.
perché chiaramente noi abbiamo praticamente all'inizio soltanto il sistema percettivo. Quando dobbiamo elaborare un'informazione, a meno che non conosciamo già il contesto oppure quella cosa, quel prodotto, quella persona, se non abbiamo nessun tipo di informazione pregressa, il nostro sistema percettivo chiaramente elabora così in automatico, perché deve prendere una decisione. Il nostro cervello non può restare fermo, sennò si verificherebbe il dilemma, diciamo, dell'asino, si chiama. Cioè, se tu metti due carote equidistanti e al centro, diciamo, ci metti l'asino, l'asino non riesce a scegliere e muore di fame, paradossalmente. E il nostro cervello deve semplificare, è costretto per prendere delle decisioni, e quindi si basa su cosa? Sul sistema percettivo. Il sistema percettivo, però, è fallace, perché può essere manipolato, proprio perché, come voglio dire, non c'è un'evidenza empirica. Noi riusciamo a farci un giudizio oggettivo quando chiaramente acquisiamo più informazioni o sperimentiamo quella cosa, e allora dopo un po' di tempo la nostra parte razionale praticamente addivina ad un giudizio oggettivo. Ok? Ma questo avviene dopo. Il giudizio soggettivo noi ce lo siamo già creati, perché è subliminale questo meccanismo a queste decisioni che prende l'old brain, il vecchio cervello, il cervello ancestrale. Praticamente sono immediate. Come ho scritto proprio poco fa in una delle risposte, la vendita potrebbe addirittura già essere avvenuta, oppure la vendita potrebbe essere stata persa nel frattempo che il cervello razionale acquisisca le informazioni necessarie a farsi un giudizio buono, chiaro. Se così non fosse, per esempio, no? A Napoli avrei sicuramente visto o sentito il discorso dei pacchi, no? Cioè che ti vuoi il telefonino, sì, te lo do a 50 euro, paghi 50 euro e esce il mattone. Se uno fosse un soggetto razionale, puramente razionale, chiaramente quella vendita non avverrebbe mai, perché chiunque direbbe: fammi vedere il telefonino, apri il pacco, dammi in mano il telefonino e io ti do i soldi. Siccome invece il nostro sistema è appunto manipolabile e funziona in assenza di altre informazioni col sistema percettivo, ecco che basta che io sappia, come dire, fare da gancio, avendo capito se tu sei un visivo, auditivo o cinestetico, e ti frego. Poi dopo te ne accorgi in macchina che ti ho dato il mattone, ma ormai è andata, chiaro? Questo vecchio cervello, che sta situato, diciamo, dietro alla testa, ragiona in maniera molto elementare, cioè sì, no, rosso, verde, pallino rosso, pallino verde. Per cui, e cosa decide poi? Decide praticamente su le esigenze basiche, cioè fame, sonno, sete, sesso, salute, cioè cose di questo tipo, pericolo. Infatti prima, perché ti ho detto il cinestetico va in chiusura? Perché il suo old brain percepisce pericolo. Nel momento in cui si accende il pallino rosso, qualunque comunicazione è interrotta. Per cui se anche io ti sto proponendo razionalmente un affare valido e ti sto apportando 10.000 motivi, ma il tuo cervello ha smesso di comunicare, non ascolta, la mente non è più connessa a quello di cui stiamo disquisendo. Infatti disse, è molto importante anche inizio e fine tra le tecniche di memoria e di comunicazione non verbale. Se io non ti lascio finire un concetto, il mio cervello, come dire, non appendi al chiodo, non fissi vicino al muro, e allora chiaramente il mio cervello, quella informazione per lui è nulla. Caso classico che facevo l'altro giorno durante la lezione: perché non mi piace vedere discussioni politiche in televisione? Perché sono manipolate. Se io ho deciso di far finta che c'è par condicio, ma poi a te che sei la seconda, cioè ti metto come volutamente come seconda, perché poi vado in pubblicità e quindi ti interrompo il ragionamento con cui cerchi di controbattere, automaticamente tutto il tuo ragionamento è perduto. Cioè gli spettatori inconsci e non consapevoli di queste tecniche e di queste, diciamo, informazioni, pensano di assistere ad una discussione pari, ma invece impari, perché è condotta sapientemente. Quelli poi fanno comunicazione, se non lo sanno loro, figurati, cioè se lo so io, figurati se non lo sanno loro, i presentatori o chi lavora nella TV.
E allora automaticamente significa che comunque è manipolata, perché io ti taglio il, non ti faccio arrivare alla fine del ragionamento, automaticamente quelle informazioni sono perdute. Da inizio a fine, se ho perso all'inizio il pallino della comunicazione, perché magari mi sono sporto in avanti, perché è anche proprio una questione fisica, io ad esempio sono abbastanza grosso fisicamente, no, sono bello sciotto, diciamo. Molte volte mi rendo conto che devo fare attenzione a non avvicinarmi troppo, perché la mia ingombranza fisica può in qualche caso, in diversi casi, infastidire, non a livello che quella vuole fare, che ne so, la cosa, come dire, razzista, di rase, grasso, non ti voglio. È una questione inconscia, quindi è al di fuori della sua volontà. Però, quindi io, sapendo questo tipo di regole, cerco di fare attenzione il più possibile a... diciamo, ad accedere solo se c'è stato consenso dall'altra parte. Quindi stiamo dicendo tutto questo perché? Perché poi la slide in questione parla proprio dei bisogni. Se tu prendi l'altro documento, quello che ti ho mandato con la coppietta felice, la prima pagina, bisogni umani, ci sei? Ci sono. Ok, sì, questa con la scaletta azzurra. Bisogni umani. Come puoi vedere, allora, questa è la piramide di Maslow, che io ho sempre detto essere la slide più importante dell'intero corso, e probabilmente non solo del mio corso. Perché Maslow è uno psicologo degli anni 70, o 1972, mi pare, che praticamente studia le persone felici e gli chiede perché siete felici. Quindi è uno studio anche simpatico. È importante per il corso perché se non identifichiamo il bisogno, non c'è il prodotto che risolve quell'esigenza. Se non c'è il prodotto, non c'è la vendita. Se non c'è la vendita, non c'è l'azienda. Quindi di che stiamo a parlare? Tutto parte dai bisogni. È chiaro? Questa cosa, tra l'altro, la rivedremo anche successivamente, sempre nella tua tesina. Perché una delle affermazioni assolutamente false che gli ignoranti moderni solitamente dicono è la seguente. Il marketing crea i bisogni. Falso. Il marketing non crea un bel niente. Il marketing a tutt'al più tira fuori delle esigenze che sono latenti, ma che comunque ci sono già. Ok? Tu non puoi creare un bisogno, tu puoi scovare un bisogno di cui le persone non erano consapevoli. Faccio l'esempio di TikTok, no? La piattaforma che adesso hanno i ragazzini. Ci magari una stronzata di balletti, tra l'altro. Nel senso, io non ci sto su TikTok, però perché ha avuto così tanto successo? Perché quella piattaforma, nella sua frivolezza, diciamo, di fare balletti o fare dei mini video musicali, però cosa ha intercettato? Qual è il bisogno che ha intercettato? Il fatto che ognuno di noi ha comunque una componente fortemente creativa. Pure il più fesso, il più ignorante, ha comunque una sua creatività e un bisogno di esprimersi. Ora, il ballo, soprattutto per i ragazzini, a me tra l'altro è sempre piaciuto ballare, sono sempre stato tra quelli che si buttavano subito in pista, è una forma di espressione, una forma anche molto libera di espressione, che tu muovi proprio il corpo, quindi sei proprio tu, più anche della pittura, dove tu vuoi avere la tecnica oppure no, insomma fai lo scippo oppure la cagata, difficilmente ti viene fuori il quadro bello, ma invece ballare... nel senso semplicemente di muoversi in maniera anche solo un po' sincronizzata, destra, sinistra, per esempio lo vediamo con la baciata e tutte quelle robe lì, che in realtà i passi, almeno quelli base, sono molto semplici. Si tratta soltanto di, come dire, di andare un po' a tempo, no? E di liberare però quella creatività che hai. Ecco allora che, in aggiunta con le restrizioni dovute al Covid e quindi l'impossibilità di esercitarla in altre forme, ecco che TikTok è il balletto con il telefonino in mano, che tra l'altro è immediatamente fruibile, è facile da scaricare, è facile da devi premere un pulsante, se già in onda, è chiaro che poi ha successo. Quindi non è proprio una stronzata, no? Vista così. Perché ha intercettato un bisogno anche molto forte.
E torniamo quindi ai bisogni di Maslow. Quali sono questi bisogni? Allora, intanto una precisazione, anzi due. Maslow qualifica 5 bisogni principali, da fisiologici fino ad autorealizzazione. Infatti stanno scritti in bianco. Là il triangolino soprattutto ce l'ho aggiunto io, scrivendo trascendenza, ma non per arrogarmi, diciamo, di essere meglio di un affermato psicologo. Ho trovato su internet diverse immagini similari e mettevano trascendenza in più, in aggiunta. Quindi io ti devo dire per correttezza che è un'aggiunta, va bene? Però l'ho voluta mettere anch'io perché ai bisogni di trascendenza e di autorealizzazione sono molto sensibile, quindi capisco perché abbiano messo trascendenza e devo dire che anche da un punto di vista di coerenza concettuale è assolutamente corretto. Poi non so tu quanto sia avvezza a discorsi spirituali o meno, sciamanici o meno, però insomma anche semplicemente un po' di teologia, l'esigenza poi di ricercare un Dio, quella è innata dai tempi dei tempi nell'uomo, quindi c'è un bisogno superiore. La seconda precisazione è quest'altra. Non è che sono ordinati perché quelli che stanno più in basso valgono di meno, oppure sono meno intensi, sono meno forti, e quelli più in alto invece sono più forti. No, come giustamente diciamo, ho osservato insieme ad uno degli alunni, di quarta tra l'altro, quindi un ragazzo, sono ordinati in senso di nobiltà d'animo, potremmo definirlo così, è chiaro? Quindi vedilo soltanto come un orientamento, come dire, filosofico, più che altro, va bene? Ma non è una scala di valore, è chiaro? Allora, come vedi, sono quindi in totale diciamo che sono 6 anziché 5, accettando anche la trascendenza all'interno, a completamento della teoria di Maslow. Questi 6 sono ulteriormente suddivisi a 2 a 2. A fianco sulla destra vedi questi trapezi capovolti, va bene? Partiamo dal basso. I primi 2 sono fisiologici e di sicurezza, va bene? E sono definiti bisogni primari, come puoi leggere sulla destra. Quelli fisiologici sono esattamente quelli di cui stavo parlando prima, su cui decide l'old brain, ok? Cioè quelli proprio di base, li potremmo definire di sopravvivenza. Cioè sete, fame, riposo, sesso, riparo, respirazione, salute. Se io sto male, no? Per esempio a dicembre ho avuto delle coliche. Porca miseria, ma facevano male, ma a parte che facevano molto male, ma la questione era che era costante, cioè non accennava a diminuire neanche un attimo. Ora era una banale colica, ma io non riuscivo a fare nulla, neanche a parlare con te, neanche a guardare un telefonino, a vedere un film o ascoltare un amico al telefono, perché avevo dolore, è chiaro? Quindi vedi, l'intensità era massima, in quel momento per me era il problema più grande del mondo, cioè perché non riuscivo a pensare all'altro. Eppure stiamo parlando del gradino più basso di bisogno, chiaro? Quindi, ripeto, non è una questione di intensità. Questi sono, insomma, molto semplici da capire e abbiamo già spiegato qual è la rilevanza, però. Sono esattamente quelli su cui il sistema percettivo, pam, subito spara una risposta. E magari si fa fare questo. Successivamente ci sono i bisogni primari, cioè all'interno dei bisogni primari troviamo quelli di sicurezza. Allora qua ti ho messo, per esempio, quelli da lavoro, autodifesa, vestiario, tutela, prevenzione della salute, reddito, risparmio, possesso. Tutti questi sono bisogni, come dire, di sicurezza. Sta domanda me l'avete sbagliata tutti quanti nel compito, perché una delle risposte che davo, mi avete risposto tutti quanti quella. L'essere umano punta sempre al miglioramento, una volta raggiunto un certo grado di soddisfazione, punta sempre al miglioramento. Avete messo tutti quanti questa risposta qua. Sbagliato! Ed è sbagliato per i bisogni di sicurezza. Cioè, la reazione che la maggior parte, non tutti, ma la maggior parte, normalmente un essere umano ha, una volta che ha, come dire, ottenuto lo stato di sopravvivenza, è recintare quello stato e proteggerlo. Ok? Questo rappresenta un tentativo di mantenimento dello status quo ed è una palese resistenza al cambiamento. È chiaro? Una volta che io ho i pomodori, i peperoni e le zucchine, io sto là, cioè su 10 persone, 9 stanno là e continuano a coltivare e si mangiano peperoni e zucchine per tutta la vita.
uno, l'imprenditore, quello visionario, dirà: voglio uscire dal villaggio con questa lancia in mano perché, che ne so, forse c'è un cinghiale, non so manco che cos'è, ci sarà dell'altro, ok? Ma ne è uno, gli altri 9 restano al sicuro, è chiaro? Quindi il bisogno di sicurezza, ad esempio, è quello che limita la maggior parte delle persone a cercare, inseguire con tutta la loro forza un mestiere sicuro che gli dia quei 1.000 euro. Poi se con quei 1.000 euro tu non arrivi neanche a fine mese, poco importa, però perlomeno c'hai quel poco che ti fa sembrare che tutto va bene. Tanti auguri. Io ovviamente non appartengo, diciamo, ma non significa che non cerchi anch'io la sicurezza, La cerco, sarò soggetto ai bisogni di sicurezza in altri modi, ok? In altre forme, in altre situazioni, chiaro? Però, quindi, reddito inteso non come 5.000 euro al mese, ma come salario medio, lavoro inteso non come faccio quello che mi piace, ma semplicemente mi occupo di qualcosa che mi consente di garantirmi di sopravvivere, ok? Queste sono tutte esigenze di sicurezza. Poi, vedi, per esempio, pure prevenzione della salute, perché facendo l'esempio di prima, che io stavo male, allora là era un bisogno fisiologico. Però poi dopo dice: ok, allora però se compro le siringhe di Voltaren, adesso io sto bene, quindi non ne ho bisogno. Però le compro perché se casomai mi dovesse ricapitare la situazione, io ho l'arma per combatterla stavolta. È chiaro? Ma questo però non sembra lo stesso bisogno che di salute, ma non è la stessa cosa. Perché là io stavo male e basta. Io adesso sto bene, sto pensando a quando eventualmente starò male. Allora mi metto in una condizione anche di sicurezza, no? Cioè tutelo la mia salute. Quindi sto nel bisogno di sicurezza in questo caso. Altro esempio, vado in palestra. Per esempio in palestra ci sono tanti motivi per cui andarci, no? Ci sta chi ci va perché vuole il corpo bello, quindi un'esigenza di bellezza sta più sopra. Ci sta chi ci va per sentirsi in salute, quindi un'esigenza fisiologica. Ci sta chi ci va perché va a fare il corso di box o di arti marziali perché teme di essere aggredito e vuole potersi proteggere. Bisogno di sicurezza. Quindi lo stesso prodotto servizio, corso di palestra, in realtà trova delle motivazioni diverse. Questo perché è fondamentale? Perché chiaramente motivazioni diverse significano per me che faccio marketing target diversi, quindi focus diversi su cui basare la comunicazione. A chi ha esigenza di autodifesa, io ci metto la locandina con quello bello palestrato, perché lui a quello è sensibile. A Anissa, che invece magari ha, come dire, voglia di fare yoga perché è una persona spirituale, ci metto una locandina pubblicitaria della palestra con una cosa, che ne so, di lei distesa, rilassata, no? Quindi bisogno di trascendenza. Comunico un'altra cosa, ma sempre il corso di palestra che sto vendendo, chiaro? Quindi salendo in questa scala, perché noi poi dobbiamo arrivare a quelli da stima e appartenenza a quelli di autorealizzazione, no? Perché abbiamo detto che siamo positivi, no? In questa tesina. Allora, stima e appartenenza sono bisogni sociali, come puoi leggere sulla destra. Cioè, mentre i primi due, sicurezza e fisiologici, sono primari e sono sostanzialmente incentrati sull'individuo, no? Sto comunque risolvendo un problema mio con me stesso. Nei sociali sono quelli dove comincio ad avere un'esigenza che si affaccia sul prossimo. Stima e appartenenza sono abbastanza simili in verità, però comunque vanno distinti, perché per esempio è una questione, qui sì, è un po' una questione di intensità diversa, cioè non nel modo in cui è sentita, nella natura dei rapporti. Tutti abbiamo, per esempio, l'esigenza di essere riconosciuti a livello familiare. Se io ho problemi a essere riconosciuto a casa da mia mamma e mio padre, no? E io, che sono figlio unico, ce li ho, perché mi considerano sempre il bambino di 2 anni, ne tengo 40, quindi chiaramente questo ti causa una difficoltà. Quindi essere riconosciuti negli affetti, anche per esempio nel gruppo di amici, avere un ruolo, questo per i ragazzi soprattutto che stanno a scuola, per esempio, è un'esigenza molto importante, no? C'è il fenomeno del cyberbullismo, o comunque quello che è sempre esistito del bullismo normale. Quindi quelle sono tutte, diciamo, cose che attengono
qual è la tua esigenza? L'esigenza è quella di appartenenza. Perché tifiamo una squadra del cuore o uno sport o un atleta in particolare? Perché così ci sentiamo parte di una famiglia, no? Cioè tutti quelli che apprezzano quella cosa. Quindi mi sento, guardo gli altri e mi ci vedo riconosciuto. Il tifo è un esempio di quanto un bisogno di appartenenza possa essere potente. 80.000 persone che vanno a vedere il Napoli e che si sentono una famiglia, quando poi magari tra fratelli si scannano per un'eredità, capisci che non è un bisogno da poco. Quello di stima è immediatamente un altro di accettazione, proprio di appartenenza assolutamente moderno, attuale, i like sono bisogni di appartenenza. Io perché posto qualcosa? Perché spero di ricevere tot like, almeno la maggior parte delle persone, tot like, che quindi che cosa mi dicono? Mi dicono che il mio contenuto è interessante, quindi che io sono interessante e che gli altri mi accettano perché sono interessante. Questa è la molla di base del like, no? Su Facebook o comunque sui vari social. Loro che hanno fatto? Facebook è stato molto intelligente, Zuckerberg, perché ha sostituito la parola contatto con la parola amico. Tu non fai la richiesta di contatto, fai la richiesta di amicizia, è chiaro? Quindi ha portato su un piano affettivo quelli che in realtà sono degli emeriti sconosciuti, perché spesso magari non li conosci neanche, vieni soltanto online, almeno tra tutti i ragazzi di oggi, mancano dell'esperienza e vivono in questo mondo virtuale, dove chiaramente qual è il sintomo, il segnale più che altro di accettazione universalmente riconosciuto? È bello perché da vicino, De Visu, il segnale di accettazione universalmente riconosciuto è il sorriso. Se io ti sorrido vuol dire che ti sto in qualche modo accettando. Invece, laddove è tutto virtuale, quindi non ti vedo, il like. Chiaro? Quindi, al di sopra di quello di appartenenza, troviamo poi il bisogno di stima. Il bisogno di stima è ancora un po' più complesso. Ho scritto, per esempio, ricevere amore, rispetto, autostima, la bellezza, intesa come valore, lo status, la forza, la libertà, l'autocontrollo, queste sono tutte esigenze che appartengono al campo della stima. Perché ho messo ricevere amore e non amore basta? Intanto sta al di sopra dell'appartenenza, perché rispetto agli amici in amore è un po' diverso. Cioè, io un amico posso anche non sentirlo, però fondamentalmente so che sta lì. Pure dopo un anno che magari per motivi, anzi io, il mio migliore amico sta a Milano, quindi diciamo ci sentiamo quasi tutte le settimane, però capitano dei periodi dove magari per impegni, per cose non ci riusciamo a sentire. Però tu sai che lui è là, tu sei qua, l'affetto c'è, tutto a posto. In amore invece è un po' diverso, perché tu con quella persona, oltre all'appartenenza, sviluppi anche un progetto di vita, per cui pensi a come pagare le bollette, dove andare a vivere, tutto quello che stai facendo tu adesso praticamente. Quindi è chiaro che è uno step ancora superiore. Però io ho messo ricevere amore, perché ho voluto distinguere dal dare amore. Sono due esigenze diverse. Perché poi un conto sono i sentimenti e un conto è il rapporto. Ricevere amore è meno nobile rispetto a dare amore, perché dare amore è incondizionato, cioè tu ami e basta, non hai bisogno nemmeno di essere corrisposto. Lo fai perché hai un'esigenza superiore tua di elevarti. E quindi regali gratuitamente, corrisposto meno, un'emozione, anzi addirittura un sentimento, perché poi l'amore è un sentimento, cioè c'è anche una scelta razionale, non sto parlando dell'infatuazione o della fase iniziale dove tu gli dai, idealizzi, eccetera. Per me amore è dopo che tu hai conosciuto a lungo quella persona e nonostante, e dico sempre ci si innamora nonostante, cioè nonostante i difetti, non è che tu non li vedi, no, tu li vedi, li conosci e forse ti piacciono anche, o comunque li trovi tollerabili rispetto ai pregi, e quindi accetti quella persona a quel punto per quello che è, quindi con la fase razionale, non solo quella emotiva, e scegli di fare un progetto con quella persona, di vita addirittura. Poi può essere un figlio, oppure vivere assieme, o tutte quelle cose. Quindi diciamo che facendo questa distinzione, dare amore infatti lo troverai nei bisogni di autorealizzazione. Perché poi in realtà non è vero che non c'è una risposta, c'è sempre un interscambio. Cioè tu quando ami in maniera incondizionata,
in realtà stai amando te stesso. Questa è la conclusione a cui dovresti, o meglio, stai amando un qualcosa che è anche te stesso. Vabbè, ma Kayam Afonin è l'ultimo, quello della trascendenza, e significa, diciamo, uscire dal corpo, uscire da se stessi ed entrare proprio in un ambito di connessione universale. Ne parla Jung, ma anche ormai tanti filosofi e alcuni teologi. Però, insomma, mi interessa che capiamo queste distinzioni, perché chiaramente questi, come dicevo all'inizio, sono i bisogni più alti, e infatti autorealizzazione e trascendenza sono addirittura i bisogni del sé. Torno solo un attimo su quello di stima, perché vedi, ci sta all'interno la libertà, il rispetto, vedi, sono dei valori, quindi comunque delle cose molto potenti, e tra questi ci ho messo anche la bellezza. La citiamo la bellezza, ma non intesa come la cosa frivola della ragazzina che deve fare la papera, l'oca giuliva, eccetera. Anche quella in realtà, in qualche modo, sta inseguendo un ideale, no? Cioè cerca una versione, la versione migliore di se stessa, e la ricerca scioccamente, o comunque diciamo più che scioccamente, parzialmente nella bellezza. Ma non è che è solo lei che la sta ricercando, anche Prada, anche diciamo i marchi per esempio di lusso, come voglio dire, pure loro stanno ancora tendendo alla bellezza e a quell'ideale, come via proprio per la verità. Perché altrimenti Prada direbbe: signori, io ho già fatto, questo è il mio miglior vestito, da qui all'eternità la bellezza è questo abito rosso qua, punto. Invece no, ogni anno loro si riuniscono per vedere qual è il colore di questo anno che interpreta meglio gli umori e il concetto di bellezza di quest'anno, qual è il nuovo taglio, il nuovo design. Quindi anche i produttori di bellezza paradossalmente sono alla ricerca di questo ideale superiore che, come direbbe Platone, vive nel mondo delle idee e nell'iperuranio, ok? Insieme alla libertà e appunto con gli altri, quelle altre parole che identificano dei concetti supremi, ok? Quindi la bellezza la collochiamo nella stima, ma ne parliamo in questa tesina proprio perché, rifacendoci al concetto delle flapper, no? Le flapper poi che cos'erano? Erano appunto queste donne carine, fondamentalmente c'erano le infermierine che aiutavano i poveri soldati, dei marine che erano da fa guerra, e quei poveri che per fortuna erano tornati, perlomeno avevano questo conforto ludico della donna. Ovviamente stiamo parlando di epoche lontanissime ormai da quello che è adesso, e dove appunto ci fa anche un po' ridere, ma prima era così. E tutto sommato è durata così fino a quando avevo 20 anni, e quindi non è neanche poi così lontano nel tempo. Ecco, quindi, questo per spiegare un po' a livello marketing queste innovazioni dovute alla seconda rivoluzione industriale, come ti dicevo, erano relative, questo collegamento era un po' rimasto un po' appeso, era un po' relativo alla figura di Coco Chanel, perché prima venivi da francese, no? Comunque non ti preoccupare, perché praticamente di questo argomento marketing insomma ne parliamo tranquillamente, pure se non c'è un collegamento proprio oggettivo, è saltato. E comunque nella tua tesina io quello che vorrei sapere è soprattutto magari la parte di dopo, che è bella lunga e complessa, va bene? Quindi la parte che viene definita economia aziendale in questa tesina, io là vorrei soffermarmi un po' con te. Però comunque di questo, se tu ne hai piacere e questo argomento ti piace particolarmente, parliamo di questo. Io, ragazzi, a me interessa che voi fate una bella figura, perché comunque parliamo di cose, come dire, gradevoli. Quindi dimmi poi anche la tua, o magari me lo scrivi, no, lo so, puoi farlo anche tra, che ne so, 10 giorni, 15 giorni, mi mandi un messaggio, questo ci ho pensato, preferirei parlare di questo piuttosto che quell'altro tra questi argomenti che oggi vediamo, insomma. Tanto come puoi vedere, stiamo a parlare già da più di mezz'ora, 10 minuti dovrei fare, e non siamo neanche ancora arrivati agli altri argomenti. Gli anni 20, tra l'altro, sono un periodo in cui, per esempio, è anche un po' collegato, cioè c'è Lovecraft in America che scrive horror, quindi era un periodo che mi piaceva particolarmente da curare a livello soprattutto letterario.
Che cosa avviene? L'evoluzione dei mercati, logica di sell-in, dalla logica di sell-in a quella di sell-out. Allora, qui poi ci sono quelle slide. Allora, andiamo, superiamo la slide questa dei ragazzi e di Maslow, perché ci dovrebbe essere... No, non te l'ho messa. Perché non te l'ho messa? Porca sozza, non te l'ho messa. Vabbè, allora, nel capitolo... capitolo 1, mi pare... Sì, nel capitolo 1, verso la fine del capitolo 1, ci sono due slide che ti manderò, ma comunque dovresti già avere. Riesci ad aprirlo un attimo? Ce l'hai a portata di mano? Aspetta. Definizione... No, allora, va bene, questo adesso lo vediamo, definizione diretta. Però prima di passare a questo, io sono ancora su marketing... E ti sto dicendo che nel documento che, dove c'è definizione diretta, queste due slide non te le ho aggiunte. Riesci a vedere il capitolo 1? Devi cercarlo sul computer. Vabbè, non ti preoccupare, Anisa, te le invio io. È giusto perché questa cosa, diciamo, della nascita del marketing, ci sta un paio di slide, o una sola addirittura, dove c'è scritto cenni storici del marketing. Quindi è quella la risposta, quello che voglio sentirmi eventualmente dire. Però te lo riassumo brevemente, poi se lo tieni comunque, diciamo, a video, lo puoi rielaborare da qua. Niente, semplicemente il marketing inizialmente nasce effettivamente come tecniche di vendita. Tutt'oggi se io chiedo, soprattutto qua a Napoli, ma che cos'è il marketing? Tutti li vedi che in qualche modo abbozzano, cioè chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. Mi senti? Dicevo, molti diranno sono tecniche di vendita, qualcun altro ti risponderà il marketing e comunicazione. Non è né l'uno né l'altro, o almeno non solo quello. Però una verità c'è, e cioè che inizialmente nasce come tecniche di vendita, cioè imparare a vendere ciò che si è prodotto. Ok? Questa è la prima iniziale definizione di marketing. Il problema è che poi il marketing si evolve. Perché? Perché inizialmente, non essendoci le aziende, bastava semplicemente produrre. Quindi con queste nuove macchine, con questa industrializzazione, si riesce, che ne so, a fare la bottiglia d'acqua in serie e quindi tutti possono comprare l'acqua. Un mercato totalmente vuoto, dove quindi c'è tutta domanda e nessuna offerta. È chiaro che appena si sviluppa l'offerta, la domanda la assorbe e le aziende guadagnano. Ma nel momento in cui tutti adesso hanno una bottiglia d'acqua, se io lancio una nuova acqua, quella non è più domanda di primo acquisto, ma diventa domanda di sostituzione. Cioè tu il prodotto ce l'hai già, vabbè, l'acqua diciamo si consuma, però il ferro da stiro, per esempio. Se tu il ferro da stiro non ce l'hai, è chiaro che chiunque oro venda o chi per esso, tu lo compri perché ti serve. Nel momento in cui ce l'hai però già... chiaramente se io lancio un nuovo ferro da stiro e tu dici, aspetta, ma io lo tengo già, quando si scassa, tra 3 anni forse ne compro. Oppure se c'ha una nuova funzionalità, allora magari, se mi riscalda l'acqua da solo, allora lo compro. Però voglio dire, è diverso come concetto. Allora, all'inizio, quando c'è la prima industrializzazione e quando poi si cominciano a verificare le prime ondate di produzione, il marketing effettivamente è semplicemente... tengo questa merce in magazzino, la devo vendere, svuoto il magazzino, è chiaro? Ma è una logica di sell-in, cioè l'azienda produce e mira a riempire il magazzino, qualcuno poi lo venderà, tanto la vendita è certa. Con la seconda rivoluzione industriale, soprattutto quando arriva poi il boom economico dopo gli anni 50, e le cose appunto cominciano a cambiare, perché i mercati cominciano ad essere saturi, perché chiaramente... uno fa i soldi con i ferri da stiro e giustamente dice, mo faccio pure io, e quindi se ho i soldi per investire in produzione, li faccio pure io. Quando comincia a non esserci più domanda che assorbe, chiaramente il marketing cambia,
e comincia a diventare quello che Kotler definisce e che per me è il marketing. Cioè, quando mi chiedono, ma tu che fai? Che cos'è il marketing? Che intendi? Posto che c'è una differenza tra marketing strategico e marketing operativo, ok? Io faccio marketing strategico, infatti io proprio a un certo punto mi sono scocciato, non uso manco più la parola marketing, ti dico direttamente che fa? Faccio pianificazione strategica, perché se dico marketing non capiscono niente, se dico pianificazione strategica neanche capiscono, però perlomeno mi chiedono ma che significa, e allora io vado avanti a spiegare. Ed è questa la definizione attuale di marketing, quello strategico: apprendere a produrre ciò che si può vendere. Sembra un gioco di parole, è il contrario di quella di prima. È nato come vendere ciò che si è prodotto. Ok? Tanto sicuro lo vendo, devo soltanto trovare il modo di farlo, ma insomma ci riesco. Adesso invece è apprendere a produrre ciò che si può vendere. Cioè io non devo arrivare a tenere il magazzino pieno e poi però non lo posso svuotare perché il prodotto è obsoleto, perché il concorrente ha lanciato il prodotto più innovativo. Io devo invece fare prima delle analisi, capire l'esigenza, trovare un prodotto che soddisfa quell'esigenza meglio degli altri attuali, e allora e solo allora inizio la produzione. Sei? Sei un po'. Scusa, un piccolino bisogno. Purtroppo non si è accaduto. Non ti preoccupare, io già avevo visto la prima volta, erano piccolini, cioè, quanti anni c'ha? È a 3 anni. Quindi è proprio piccolino, che gli vuoi dire. Ha ragione. Vedi, la sua esigenza fisiologica vince sul nostro bisogno di studi. Okay. Beh, deve essere così, è nella natura delle cose. Esatto. Ribadisco il concetto, quindi. Sembra un giochino di parole e forse proprio per questo è facile da ricordare. Il marketing nasce come vendere ciò che si è prodotto e diventa apprendere a produrre ciò che si può vendere. Cioè, nel marketing moderno io non faccio prima la produzione e poi cerco di vendere. Io prima penso cosa può essere risolutivo, cosa può essere meglio di quello che c'è già adesso, anche perché i mercati sono saturi, e solo se identifico un prodotto migliorativo, allora lo produco e lo vendo. Anzi, possibilmente prima lo vendo e poi lo produco. Cioè, come si fa? Un software. Io vengo nella tua azienda, ti faccio 3-4 domande, ti faccio capire che tu hai delle esigenze di gestione che attualmente non riesci a risolvere. Vuoi sapere, che ne so, quanto ti costa quel camion all'ora? Prendi tutti i dati e nessuno ti sa rispondere. Oppure la segretaria, quella brava, se n'è andata, quella che sapeva tutto perché si è sposato con una a Milano e se n'è andata a Milano. E tu non c'è. Io ti dico, guarda, il mio software fa esattamente questo, o almeno l'idea di software che io ho fa esattamente questo. Vuoi comprarla? Sì. Quanto costa? 20.000 euro. Ah, vabbè, però effettivamente io, una volta che ho speso questi 20.000 euro, ma guarda quanti soldi poi risparmio per i prossimi 10 anni. Ok, fai questo software. Allora, in questo caso io prima ti ho venduto l'idea, poi tu mi cominci a dare l'acconto e io chiamo gli ingegneri per fare il software. Vedi, addirittura qua mi sto facendo pure pagare prima e poi avvio la produzione. Questa sarebbe la condizione ideale, perché io male male che va, comunque i soldi dell'investimento per chiamare gli ingegneri e gli altri li ho già recuperati e li pago. Male male che va, non mi viene dato il resto, io non guadagno, però non ho nemmeno perso. Ok? Quindi la logica del marketing moderno è questa: apprendere a produrre ciò che si può vendere, e questo corrisponde ad una logica di sell out, ok? Quella di prima era sell in, dentro, no? Cioè butto dentro, cioè riempio i miei magazzini. Questa invece è una logica di svuoto i miei magazzini, perché praticamente l'idea quasi la vendo prima.
Questa è una cosa che per esempio mi farebbe piacere di sentire, perché è pertinente questo cambiamento proprio all'avvento della seconda rivoluzione industriale, quindi è molto inerente alla tua tesina. Allora, andiamo avanti. Dopo tu passi ad inglese, dove io avevo previsto che faceste, come dire, la proposta di lavoro, il curriculum, insomma, un po' di cose di questo tipo, perché chiaramente con l'avvento delle aziende inizia anche il lavoro e quindi la richiesta di lavoro come si esplicita attraverso il curriculum vitae, l'invio del curriculum vitae, dal lato della domanda di lavoro. Dal lato dell'offerta di lavoro si concretizza nella redazione di un'offerta di lavoro. Quindi vado su Indeed e scrivo cercasi ingegnere meccanico per la produzione di automobili per l'azienda di Zeccai, facciamo questo, dipenderai da questo responsabile e così via. Si offre tot provvigione, tot pagamento. Insomma, quindi questo però lo dovete vedere con la professoressa di inglese e decidete un po' voi, insomma, se portare il curriculum vitae o se portare l'offerta di lavoro. Va bene? Ci siamo? Con la professoressa di inglese, che vediamo se portare il curriculum vitae o l'offerta di lavoro, sì, una delle due, insomma. Sono argomenti che lei a programma, cioè almeno io mi sono fatto dei riprogrammi dai professori, lei nel programma l'aveva inserito, quindi suppongo che se tu non hai seguito, lei comunque del materiale lo abbia prodotto, quindi ti dà il materiale e... Io oggi devo finire di scrivere l'ultima risposta dell'elaborato, delle prove scritte, poi vi mando tutto e dopodiché la cosa successiva che devo fare è contattare i docenti per questi ultimi materiali che non abbiamo dato proprio a voi che invece siete i corsisti o quelli che portano le tesine un po' più complicate. Quindi una volta che mi sarò assicurato questo, spero entro 5 giorni, insomma quindi metà maggio, massimo 20 maggio, da lì in poi dovete quei 15 giorni che dovete fare, 15-20 giorni, insomma, dovete fare lo sprint finale. C'era un libro che si chiama proprio sprint finale. Allora, dopo inglese ritorni praticamente da me, che è economia aziendale, va bene? E iniziano i dolori. Allora, intanto una domanda, tu questo materiale che ti ho mandato, quindi l'hai letto, lo hai già capito o ti è risultato difficile? No, mi è risultato difficilino, perché insomma... Sì, senza spiegazioni immagino che, no? Per questo te l'ho chiesto, però magari avevi una formazione scientifica, quindi ti è risultato, ti poteva essere risultato più semplice. Vabbè, comunque insomma. Allora, andiamo su questo materiale. Allora, intanto vabbè, la catena di montaggio, chiaramente ne parlavamo già prima, già in realtà con la prima rivoluzione industriale e il taylorismo, le teorie di Taylor, si ha questo che sostanzialmente poi è semplicemente un assetto, cioè è una questione organizzativa. Mi rendo conto che se metto un operaio a fare sempre la stessa cosa e poi questo prodotto su un telo scorre e viene finito di lavorare da una seconda persona che fa un altro step sempre lo stesso, questo metodo di lavorazione in serie ma collegato praticamente mi consente di raggiungere delle economie di scala e quindi di fare delle produzioni su ampio raggio, risparmiando quindi sui costi, va bene? Quindi da questo subentrano una serie di tematiche. Quali sono queste tematiche? Il dimensionamento produttivo, cioè quanto devono essere grandi questi impianti, quanto riesco a produrre, in che modo, e il break-even point. Break-even point tu l'hai studiato, l'hai compreso? Ok. Chi ha fatto ragioneria? Chi ha fatto ragioneria? Vabbè, già riconosce questi argomenti. Comunque, insomma. O almeno chi aveva iniziato ragioneria. Allora, il break-even point, BEP, è praticamente il punto di pareggio, ma ci arriviamo. E ci arriviamo con queste slide che trovi. Allora, torniamo indietro e partiamo dalla definizione diretta. Allora,
per arrivare al break-even point dobbiamo partire da alcuni concetti matematici, va bene? Sono cose semplici, non lo vedrai, diciamo, con la spiegazione mi auguro che possano risultare chiare. Allora, una retta che cos'è? È un insieme di punti allineati e continui, che non ha inizio e non ha fine, così impariamo alle scuole medie. Detta meglio, che inizia all'infinito e finisce, termina all'infinito, ok? È un insieme allineato di punti. Che cosa sottintende questo? Innanzitutto due postulati, o meglio, un postulato e un corollario. Primo postulato di Euclide, in una geometria euclidea per due punti passa una e una sola retta. Quindi se ho due punti, per unirli praticamente posso utilizzare una e una sola retta, perché sono sul piano cartesiano, quindi lo spazio è piano, è dritto, non è curvo. Un'ulteriore conseguenza, cioè una conseguenza di questo postulato è che invece per un punto passano infinite rette. In un punto io effettivamente ci posso far passare tutta la, come dire, la stella, no? Cioè le varie rette possibili. Comunque la cosa che ci interessa è che sostanzialmente ci bastano quindi due punti soltanto per identificare una retta, va bene? Sto leggendo la parte sinistra di pagina 2. Mi segui? Perfetto. Se leggi la parte centrale, facciamo un esempio concreto. Sia la retta y uguale 2x più 1. Possiamo costruire, la vedi a destra, questa tabellina, assegnando dei valori arbitrari a x e calcolando quindi la y. Cioè, tu vedi, sotto x c'ho 0, 1, 2 e 3. Cioè, proviamo ad assegnare questi valori all'interno della funzione, all'interno dell'equazione, no? Se do valore 0 a x, mi viene y uguale 2 per 0, 0 più 1, 1, quindi y uguale 1. E allora ottengo il punto A di coordinate 0, 1. Se invece ci sostituisco x uguale 1, allora y verrà 2 per 1, che fa 2, più 1, 3. Quindi il punto di coordinate 1, 3, B. Va bene? Analogamente, se sostituisco 2, 2 per 2, 4, più 1, 5, quindi il punto C di coordinate 2, 5, di 3 per 2, 6, più 1, 7, quindi 3, 7. Va bene? Allora, è fondamentale in questo schemino, a destra la vediamo disegnata la retta, è fondamentale comprendere che la linea disegnata, che ne è l'espressione geometrica, e l'equazione indicata, y uguale 2x più 1, che invece è la forma analitica, sono due facce della stessa medaglia. Cioè, quando io dico retta, sto implicitamente dicendo una linea disegnata geometricamente continua che inizia all'infinito e termina all'infinito, e contemporaneamente sto sottintendendo anche un'equazione matematica di primo grado. Y uguale qualcosa x più qualcos'altro. Chiaro? È chiaro questo concetto, Anisa? Ok. Allora, se è chiaro questo, siamo messi bene, perché questa è geometria analitica, si fa al terzo anno di liceo scientifico e molti hanno difficoltà, perché solitamente quando si fa matematica uno pensa che l'esercizio deve fare 5, cioè deve fare un numero. No, io ai ragazzi quando faccio lezioni di matematica ci dico sempre che voi pensate che la matematica è ancora fatta di numeri. Non ne vedo. La matematica è fatta di strutture, parla di strutture. Se io scrivo un'equazione di primo grado, sto scrivendo una retta. Il concetto assimilato a quella cosa che ci sembra astratta è una retta. Se io invece sto scrivendo x al quadrato più x più 1, sto disegnando in realtà una parabola, quindi un'altra struttura. È chiaro? Perché è un'equazione di secondo grado di un certo tipo. Quindi è davvero importante capire che o scrivo l'equazione o disegno la curva, sono lo stesso concetto. Quindi matematica è, cioè geometria e algebra sono due facce della stessa medaglia. Questo ha come immediata conseguenza una cosa meravigliosa, e cioè tutto quello che hai davanti a te in questo momento, il tavolo, la sedia, il computer, è tutto fatto di matematica.
è tutto scrivibile sotto forma di equazioni. Tu stessa sei scrivibile sotto forma di equazioni, ok? Matrix, l'hai visto come film? Le matrici sono collegate a questo capitolo, non te l'ho mandato perché era fuori dalla tesina ed era una cosa fuori anche dai programmi. Però l'argomento delle rette è veramente uno strumento di comprensione dell'universo e di noi stessi, per chi riesce a capirla sta cosa. E però non è praticamente particolarmente impossibile, perché le matrici non sono altro poi che, diciamo, i coefficienti di un sistema di disequazioni. Ok? Equazioni e disequazioni sono comunque delle curve. Allora, andiamo avanti, perché comunque noi dobbiamo arrivare a concetti economici. Quindi la slide sulla definizione diretta è chiara. Che ce ne facciamo? Intanto approfondiamo. L'equazione generica della retta è y uguale mx più k, sono scomparse numero. Allora, sembrano tutte lettere. E capisco che per chi non ha fatto matematica può sembrare tutto uguale, ma c'è una differenza tra y ed x rispetto a m e k. M e k sono dei parametri, y ed x sono invece le incognite, sono la struttura, è chiaro, sono i perni, potremmo dire, è chiaro. Quindi se ho y uguale qualcosa a x, automaticamente, siccome x è di primo grado e non ci sono altre cose, è una retta. M e K sono quelle due caratteristiche che poi mi specificano quella singola retta qual è, perché ne ho infinite, però per un particolare M e un particolare K corrisponde quella particolare retta, per un altro M ed un altro K corrisponderà quell'altra retta, è chiaro? Quindi M e K sono dei parametri e sono le caratteristiche della retta, ok? Come si chiamano queste due caratteristiche? M si chiama coefficiente angolare e K si chiama intercetta. M soprattutto è molto importante, ma lo sarà anche K, soprattutto per quello che dobbiamo andare a vedere poi a livello economico, ok? Cioè per il calcolo del break-even point. Allora, partiamo dal coefficiente angolare, quindi a sinistra, che è quello anche un pochino più complesso, ma neanche voi tanto. Allora, il parametro M che cosa indica graficamente? Indica quell'angolo che vedi dove c'è scritto M in rosso, vedi c'è quell'angolo, è l'angolo formato dalla retta con l'asse delle X ed è la pendenza della retta, cioè quanto è ripida, va bene? Facendo degli esempi, quindi prendiamo più equazioni, no, più rette, y uguale 3x più 1, m vale 3. Se prendo y non uguale 8x meno 2, m vale 8. Se prendo y non uguale meno 6x più 0,5, m vale meno 6. Chiaro? Come vedi, m può essere sia positivo che negativo. Che cosa significa? Cioè, o meglio, graficamente cosa succede se è positivo e se è negativo? E soprattutto che significa? Perché poi queste rette al momento ci sembrano ancora qualcosa, come dire, di ostrogodo, qualcosa di strano, di astratto. Ma in realtà le rette descrivono delle relazioni. Purtroppo in matematica spesso, siccome ci sta y ed x, sembrano due lettere che stanno là. Ma y ed x siamo noi a decidere che cosa sono. Vediamo con degli esempi pratici. Allora, se m è positivo, la retta è crescente. Nel riquadro rosso, vedi, cioè la direzione così va a salire, che poi è quella che teniamo anche disegnata a destra nell'esempio nostro. Va bene? Per esempio, cosa significa che la retta è crescente? Quindi m positivo, retta crescente, va di così. Che significa? Significa che se aumenta la x, aumenta anche la y. Va bene? Se prendiamo dalla pagina precedente, torna un attimo su pagina 2, vedi? Se io aumento nella tabellina quella celestina, se io aumento la x da 0 a 1, poi da 1 a 2 e da 2 a 3, la y che fa? Da 1 passa a 3, da 3 passa a 5, da 5 passa a 7. Cioè, aumentando la x, aumenta la y. È chiaro? Quindi retta crescente significa esattamente questo, che all'aumentare di una variabile aumenta anche l'altra. Aspetta un attimo.
No, mi stava scrivendo la professoressa di francese, vabbè, dopo risolvo. Allora, ti dicevo, facciamo un esempio pratico, così capiamo queste rette che caspita sono. Se ad esempio la retta descrive la relazione tra le ore di studio e voto a scuola, è probabile, se si ha un'intelligenza media, che questa sia una relazione crescente, cioè più studio, più probabilmente aumenta il voto a scuola. Chiaro? Questo significa. Quindi x in questo caso è il numero di ore di studio, y è il voto a scuola. Questo dico, X ed Y sono due lettere generiche, ma siamo noi poi che dobbiamo dire che cos'è X e che cos'è Y. Cosa stiamo studiando? Stiamo studiando che relazione esiste tra il numero di ore a scuola e il voto, cioè il numero di ore di studio e il voto a scuola. Esiste una relazione? Sì. Com'è questa relazione? È crescente. Quindi studia, perché più studi, più probabilmente prenderai un voto alto. Facciamo il caso invece inverso. Cosa succede quando m, il coefficiente angolare, cioè quell'angolo, è negativo? Ebbene, allora la retta, come vedi, va verso il basso, cioè, o meglio, è decrescente. Che significa? Significa che ad aumentare di x, y diminuisce. Facciamo un esempio concreto. Se la retta descrive la relazione tra ore di spiegazioni continue e attenzione dell'alunno, quindi attenzione di Anisa, è normale che dopo mezz'ora tu mi segui, ma se io tra 4 ore sto ancora a parlare, probabilmente stai addormentata sul tavolo. Quindi il livello di attenzione è inversamente proporzionale alla lunghezza delle spiegazioni. È chiaro? Ci sei? Non ti sento, Anisa, c'è il muto. Eccomi, sì, è chiaro, è chiaro. Oltre che a quale Ok, esempio da scuola, insomma, c'è proprio dentro, ecco, ecco. lezione seguire. Ma io la sento che vuole parlare, vuole partecipare anche lui, o è una lei? Sì, è lui, è un chiacchierone, guardi, mamma È mia. un lui, è un lui. Sì, Anch'io sì. è un chiacchierone, sì. Lo sento, sta bello sveglio. Allora, andiamo avanti, che ce n'è ancora di roba da vedere ai noi. Allora, quindi una volta che è chiaro questo, e quindi l'altra caratteristica, abbiamo detto è K, che si chiama intercetta. L'intercetta dal punto di vista geometrico è molto scema, è molto facile. Lo vedi? È dove ci sta quel pallino con scritto 1 e K in rosso. Cioè, praticamente è dove la retta intercetta l'asse delle Y, questo si chiama intercetta, va bene? E detta così non sembra avere molto rilievo, in realtà poi ce ne avrà per quello che dobbiamo vedere dopo. Se prendo le stesse equazioni di prima, y uguale 3x più 1, y uguale 8x meno 2, y uguale a meno 6x più 0,5, in questo caso K è il termine noto, cioè 1 meno 2, 0,5. Chiaro? Questo veramente mi sembra semplicissimo da capire. Andiamo alla slide successiva. Allora, costi variabili e costi fissi. Porcaccia la miseria, tu però purtroppo il primo capitolo non l'hai visto, però vabbè, fa niente, si capisce anche già da qua. Allora, intanto cominciamo quindi a parlare, passare dalle rette generiche a delle rette che descrivono delle curve di costo, perché noi per questo siamo partiti dalla retta. Se io ti metto su una macchina e non ti ho spiegato che cos'è la macchina, giustamente tu non capisci niente. Allora, partiamo prima da che cos'è la macchina, quindi per questo sono partito da che cos'è la retta e come è caratterizzata. Adesso vediamo nel caso specifico in cui le relazioni che andiamo a studiare sono relazioni di costo e di ricavo. È chiaro? Allora, i costi, intanto li distinguiamo in costi fissi e costi variabili. I costi variabili sono quelli che variano in funzione della quantità di prodotti da produrre. È chiaro? Quello dico nell'esempio della segheria che produce cassette, perché nel primo capitolo faccio un esempio dove faccio vedere la catena di montaggio, l'esempio della segheria. Ok? Tu scaricatelo comunque il capitolo 1, perché a questo punto penso che ti possa servire come materiale. Se vai nello streaming,
è nello stream di Classroom, vedi che in uno degli ultimi post ho postato di nuovo tutto il materiale, compreso il capitolo 1, scaricatelo da là, va bene? Comunque dicevo, quindi, costi variabili sono relativi a quei costi che chiaramente variano in funzione della quantità che devo produrre, e sono quindi relativi ai fattori a fecondità semplice. I fattori a fecondità semplice sono quelli che esauriscono la loro utilità all'interno di un singolo ciclo produttivo. Vabbè, quella vite, quel bullone, mi serve per produrre quell'automobile e nessun'altra. Quindi chiaramente è un costo variabile, il costo delle viti. Invece il costo degli impianti, il robot che taglia la portiera dell'auto, è quello mica ne fa una sola, quella ne fa n mila per tot auto, quindi è un impianto e allora è un costo fisso, perché non esaurisce la sua utilità in un unico ciclo produttivo, bensì in più cicli produttivi. E il suo costo non dipende da quante automobili produco, ha una sua capacità produttiva, è ovvio, comunque una macchina dopo un tot di anni o un tot di produzioni si scassa, però voglio dire, non varia in funzione della singola produzione, è chiaro? Quindi questa distinzione tra fattore a fecondità semplice e fattore a fecondità ripetuta, e quindi tra costo variabile e costo fisso, ci deve essere chiara, anche perché ci serve quando dobbiamo fare gli esercizi. Tu l'hai fatto l'esercizio, il compito scritto sul break even point, mi pare di sì. Sì, non ho entrato, mi ha dato anche il voto. No, non lo hai copiato, vero? Cioè lo hai capito? No, non mi ricordo, perché alcuni l'hanno semplicemente copincollato, qualcuno invece me l'ha disposto, tra virgolette, quindi capisco che ha capito. No, non mi ricordo onestamente se l'avevo visto, perché era un periodo in cui erano tutti i compiti insieme da fare. Ho capito. Oh, che dice? Che dice? Vuole mangiare? Sì, anche è mezzogiorno meno 20, mi sa che la poppata ci vuole. Allora, quindi ritorniamo sul discorso delle rette. I costi variabili sono delle rette del tipo y uguale mx, perché l'equazione di costo era costo variabile iesimo significa qualsiasi, no? È dato dal prezzo del fattore produttivo iesimo per la quantità di fattore produttivo iesimo, chiaro? Cioè, qual è il costo variabile? È, chiaramente considerando dei fattori che siano a fecondità semplice, il prezzo del fattore a fecondità semplice per la quantità che ne acquisto. Quindi il prezzo unitario della vite per quante viti mi servono? 5 viti per fare questo mobiletto, quindi prezzo per 5 quantità, quello è il mio costo variabile della produzione, chiaro? Quindi, come CV è uguale a P per Q, capisco che quindi quella retta del costo vite, del costo variabile è uguale a M per X, è chiaro, è di quel tipo lì. Significa praticamente che l'intercetto è 0, K è 0, e quindi passa per l'origine, ed ha pendenza M, quindi ha pendenza P di F con I, è chiaro? È chiara sta cosa? Ok, perfetto. La retta dei costi fissi è scemissima, molto semplice. Se il macchinario costa 40.000, è 40.000 il costo, punto. Poi farà la quantità di produzioni che deve fare, ma è un impianto. Io, se non compro quel macchinario per 40.000, non posso fare neanche un'unità di prodotto. Ma nel momento in cui sostengo quel costo di 40.000, poi ne posso fare N. E allora significa che il costo è fisso, è 40.000, punto. Questo dal punto di vista, diciamo, algebrico e geometrico, si traduce in una retta costante parallela all'asse delle x. Per dove passa? Per l'intercetta. K uguale 40.000. Quindi l'equazione del costo fisso, CF, del prodotto, del fattore produttivo a fecondità ripetuta iesimo, è semplicemente dato dal prezzo di quel fattore. Quindi è del tipo y uguale k. Per questo prima dicevo l'intercetta è scemissima, però poi ci serve perché in alcuni concetti, nel concetto di costo fisso, è esattamente quello che rappresenta il costo fisso. Quindi il costo variabile passa per 0 e praticamente la cosa importante è m, il coefficiente angolare, cioè la pendenza. Invece nel costo fisso
La cosa importante è l'intercetta, perché praticamente io devo sostenere per forza quel costo, quello è indipendentemente dal numero di produzioni che devo fare, e quindi è una retta costante. A questo punto, chiaro il costo variabile, chiaro il costo fisso, posso calcolare il costo totale. Quindi vai sulla slide successiva, la numero 5. Ci sei? Sì. E allora il costo totale, allora, qua c'è un formulone, io da buon matematico devo mettere le cose precise, perché sennò uno legge le slide e dice: ma io sto professore che ti spiega queste cose proprio scritte male. Non vi spaventate, non c'è niente di difficile. Quel simbolo strano, streuso che vedi è il simbolo di sommatoria, è la S maiuscola greca, va bene? Significa semplicemente una somma di cose, perché chiaramente io mica ho un costo variabile, mica ho solo i bulloni per produrre l'automobile, cioè ho, che ne so, anche quei cosi che si abitano insieme al bullone, cioè vite e bulloni, quindi già sono due fattori produttivi di tipo variabile, no? Di costo variabile. Quindi è la sommatoria di tutti i costi variabilissimi, per i che va da 1 a n, n sono il numero complessivo di fattori, più la sommatoria chiaramente anche dei costi fissi, perché posso avere più di un impianto, magari ho il macchinario per fare le portiere, il macchinario che incolla, ne so, le ruote sotto al pistone, sotto a quello che è, va bene? Quindi chiaramente devo fare la sommatoria, la somma delle due sommatorie. Quindi molto banalmente possiamo semplificare dicendo che i costi totali sono dati dalla somma di costi variabili più i costi fissi base. Cosa succede graficamente? Come lo rappresenta il costo totale? Il costo totale, come vedi, ti ho riportato comunque in bluetto, in grigiolino, insomma, sia la retta dei costi fissi che quella dei costi variabili. Il costo totale ha la pendenza, cioè il coefficiente angolare, del costo variabile, ma parte dall'intercetta del costo fisso, quindi parte dal livello, non passa per zero, passa per quel punto di intercetta. E quindi ecco che la retta rossa, come ti dicevo, ha la stessa pendenza, infatti è parallela a costi variabili, ma passa per l'intercetta K, ok? Che è diciamo, la somma dei costi fissi. Chiaro? Chiaro sta cosa qua? Perché, io ho cercato di farlo passo passo, i libri spesso portano direttamente il grafico finale, ma se uno mette solo il grafico finale, chiaramente non sa da dove partire, non sa come costruirlo e non si capisce niente. Quindi io da sempre, dai tempi degli studi, ho sempre cercato, quando ci sono i grafici, di fare proprio pezzo pezzo, passo passo, così uno segue il ragionamento e poi tra l'altro diventa anche più facile ricordarsi. E guarda, di difficile sul break even point questo c'era, come adesso ci arriviamo alla conclusione della fiera. Dobbiamo soltanto fare un attimo un ulteriore approfondimento, perché hanno visto i costi e i ricavi. I ricavi sono altrettanto scemissimi, perché anche se sono del tipo y uguale a mx, ok? Nel primo capitolo avevamo visto che i ricavi totali sono dati dalla sono dati dalla sommatoria per i che va da 1 ad n del prezzo del prodotto iesimo, perché io vendo prodotti, acquisto fattori produttivi ma vendo prodotti. Quindi prezzo del prodotto iesimo per la quantità di prodotto iesimo, cioè quanti prodotti ho venduto per il prezzo di vendita. Molto semplice. E allora se è P per Q, anche qua, ma riferito ai prodotti, la tipo di retta è sempre del tipo Y uguale a MX, quindi è sempre una retta che ha intercetta 0, quindi passa per l'origine degli assi, e la pendenza del coefficiente angolare, che è P di P con I, ok? Quindi il prezzo di vendita, va bene? È molto semplice. E allora, già da qua, con un po' di intuitività, che cosa capiamo? Che quando è che l'azienda va in profit? Quando il prezzo di vendita è maggiore del prezzo dei costi, dei fattori produttivi, no? Perché se io spendo di più per i fattori produttivi e poi vendo a un prezzo più basso, mi sembra abbastanza semplice che la differenza non sarà mai positiva, no? Cioè, sto pagando di più di quanto vendo. Quindi sostanzialmente, se il coefficiente angolare, perché il prezzo è il coefficiente angolare, dei ricavi supera
il coefficiente angolare dei costi, quindi il prezzo di vendita è maggiore del prezzo d'acquisto, allora io avrò un profitto, è chiaro, a parità di quantità, va bene? Quindi andiamo però, comunque questa cosa detta in maniera elaborata la vediamo poi nella slide successiva, che è quella, come dire, conclusiva del concetto. Quindi il break even point chi è? Se io metto sullo stesso grafico i costi totali, che abbiamo visto come si costruiscono, e i ricavi totali, che abbiamo appena finito di vedere, vedo che sono due curve, tutte e due rette crescenti. Si intersecano in quel punto è il punto di break even, ok? Cioè il punto di pareggio, ovvero il punto in cui i costi totali sono uguali ai ricavi totali. Fino ad allora l'impresa è in perdita, dopo di quel punto l'azienda va a profitto. Chiaro? È chiara questa cosa dell'uguaglianza? Quindi break even point, noi dobbiamo capire immediatamente che è quel punto in cui si intersecano le due rette e soprattutto la condizione di BEP è semplicemente costo totale uguale ricavo totale. Fine dei giochi. Una volta che impostiamo questa equazione qua, abbiamo risolto, perché è tra l'altro una cosa facilissima, di primo grado, cioè voglio dire pure un bambino si riesce a risolvere. Andiamo a vedere, come dire, enunciare intanto a che ci serve. Ci serve a capire che tutti gli indicatori che noi utilizziamo, calcoliamo, eccetera, ci servono per capire delle cose. Allora, se io ho l'azienda in perdita, giustamente dico, ma perché sono in perdita? Calcolo il break even point e a quel punto, grazie a questa conoscenza, io scopro se sono in perdita per insufficienza produttiva. Cioè il break even sta a quantità 500, ne ho prodotte 490, è grazioso se ce ne sto in perdita, ma non perché non sono bravo nelle vendite, semplicemente non ho raggiunto la quantità di produzione tale del punto di pareggio. E io so per teoria che finché sono al di sotto di quel punto e di quella quantità di produzione sono in perdita, quindi non c'è nessun errore di gestione, è un fatto prettamente matematico, chiaro? Viceversa, se così non è, cioè il break even era 500 unità di prodotto e io sto a 600 e mi trovo in perdita, mi devo fare due domande. Come mai sono in perdita pur avendo superato la quantità di break even? Il break even point di cui stiamo parlando è il break even diciamo di produzione, perché poi ci sono break even finanziario, cioè ci sono vari tipi di punti di pareggio, però in questo caso quello generalmente acquisito come break even point è quello di produzione. E allora se il break even era 500 e io sto a 600 unità di prodotto e sono ancora in perdita, vuol dire che c'è un errore di gestione. O ho messo un prezzo troppo basso e quindi sarò sempre in perdita, perché, ripeto, significa che i costi dei fattori produttivi sono superiori ai ricavi, sono superiori al prezzo dei prodotti a cui vendo i prodotti, allora sarò sempre in perdita, è chiaro? E quindi c'è un errore sui prezzi, devo evidentemente andare a riformulare il prezzo, ho stimato male il prezzo di vendita, è chiaro? Quindi è importante sapere il break even point, perché nel primo caso non è colpa mia, è solo un fatto matematico, appena arriverò a regime poi andrò a profitto. Nel secondo caso invece è pericoloso, perché sto facendo proprio un errore, come dire, concettuale. Quindi sostanzialmente che si deve fare? Si deve imporre questa condizione, costo totale uguale ricavo totale, che significa fare il sistema tra l'equazione dei costi totali e l'equazione dei ricavi totali. L'ho soltanto scritta matematicamente bene, ma se tu scrivi semplicemente RT uguale CT, io sono felice e va benissimo così. Vediamo la slide successiva, dove, con l'esempio della bakery, tutto questo ragionamento, che sembra farraginoso, in realtà si conclude in una scemenza proprio come esercizio, no? Che poi sono anche quelli che vi ho assegnato nel compito. Ci sei? Allora, mettiti sulla slide dove ci sta la bella signorina con il cappuccio, diciamo, da chef. Yes. Allora, facciamo un esempio reale, no? Concreto. Raffaella e Mina sono proprietari di un negozio di dolci, un American Bakery a Pozzuoli. Pozzuoli è un paese che sta vicino qua da me. Decidono di aggiungere alla vendita delle loro torte, che fanno le cheesecake, no? La produzione di crepe alla Nutella.
comprano perciò una pressa per cialde del costo di 500 euro e una fornitura annuale di Nutella del costo di 40 euro. Considera che loro la Nutella la comprano già, perché per fare le torte comunque per loro già è un fattore produttivo, però già comprano questa cosa di 40 euro annuale, vabbè, sto secchio che vedi disegnato dietro. Quante cialde, la domanda qual è? Quante cialde devono comprare e quante crepes devono vendere per coprire i costi dell'investimento, sapendo che ogni cialda ha un costo di 0,20 centesimi e che rivenderanno ogni crepa a 2 euro. Indicare tutte le curve di costo e di ricavo. Ok? Sembra abbastanza semplice, no? Come... Allora, partiamo dalle curve di costo e ricavo. Costi fissi sono i 500 euro dell'impianto, la pressa per le cialde, più i 40 euro del, come dire, della fornitura annuale. Va bene? Quindi 540. Vedi? È uguale K, no? È uguale al numero fisso. Poi la curva di costo variabile invece è 0,2 per la quantità di cialde, perché abbiamo detto che il costo unitario, c'è scritto che è 20 centesimi, il costo unitario di ogni singola cialda. Va bene? Ancora, il costo totale a questo punto è costi fissi più costi variabili, quindi è 0,2 Q con F più 540 che era il costo fisso. I ricavi totali sono, abbiamo detto che vende ogni cialda, ogni crepe se la vende a 2 euro, quindi 2 per Q con F, va bene? A questo punto, per calcolare il break even point, molto semplicemente io devo imporre che ricavi totali uguali costi totali, quindi a RT sostituisco l'equazione di prima, 2Q con F, a costo totale sostituisco l'equazione di sopra, 0,2Q con F più 540, e risolvo l'equazione. Le sai, no? Le regole delle equazioni, cioè quello che una cosa fa a destra, l'operazione inversa fa a sinistra, quindi se a destra sommo, di là significa che a sinistra significa che devo sottrarre, se a destra moltiplico significa che a sinistra devo dividere, molto semplice. Quindi 2Q con F uguale 0,2Q con F più 540, porto 0,2Q con F a sinistra, quindi diventa meno 0,2Q con F, e allora 2 meno 0,2 fa 1,8. 1,8 Q con F uguale 540, 1,8 a sinistra moltiplica, quindi di là deve dividere, faccio questa divisione, 540 diviso 1,8, e mi viene fuori Q con F uguale 300 cialde. Quindi nel punto di break even si ottengono, cioè per arrivare a break even devono comprare e vendere 300 cialde. A 300 cialde, se sostituisco in una delle due equazioni, ma diciamo quella dei ricavi totali perché è più facile, 2 per la quantità, 2 per 300 fa 600 euro. Cioè nel punto di break even loro hanno 300 cialde di quantità e sostengono costi e introitano ricavi per 600. 600 uguale 600, quindi 0. E quindi il break even è lì. Dopo la 300esima cialda, dopo la 300esima crepe che vendono, sono a profitto. È chiaro? Quindi spero che sia molto molto semplice, giusto? Penso che sinceramente dall'esempio delle cialde si capisce molto facile questo tutta sta baradana. Ok? Comunque a me quello che interessa, se parliamo di break even point, chiaramente è che si evinca che costo totale è uguale ricavo totale. Questa poi è la estrema sintesi. Soprattutto far vedere che sono due curve crescenti che si incrociano, quella dei ricavi totali e dei costi totali, e da lì capiamo quant'è la quantità. L'altra cosa rilevante che mi serve, che diciamo l'alunno mi dica, è a che serve su break even point. Va bene sapere che cos'è, ma ancora più importante è sapere a che cosa ci serve. Ci serve quindi a capire se, in caso in cui siamo in perdita perché non abbiamo raggiunto la quantità di equilibrio, o se invece perché abbiamo fatto degli errori gestionali. Un'altra cosa importante del break even point è anche, come dire, la valutazione di rischio che ci permette. Se per esempio, facciamo l'esempio, Anna e Mina vendono 50 crepe all'anno, no? Mi segui? Se sanno che vendono 50 crepe all'anno e il break even sta a 300, vuol dire che loro per 6 anni saranno in perdita. Secondo te la comprano la pressa per le cialde?
No, chiaro. Cioè, sapere in anticipo qual è il break-even, soprattutto se ho delle previsioni di vendita, se ho fatto delle indagini, mi consente pure di capire, vedi, se fare o no l'investimento. Ti ricordo che abbiamo detto proprio poco fa, apprendere a produrre ciò che si può vendere. Ma se io mi rendo conto che in base alle previsioni di vendita e calcolando il break-even sta a 6 anni, ma io non inizio proprio la produzione, non compro neanche i fattori produttivi, perché capisco che è un investimento troppo rischioso, non mi conviene, non lo faccio, sto bene così. Avevo pensato una cosa, invece di fare come le pecore che vanno nel fosso e poi ci rimangono, io prima di agire ho fatto i miei bravi calcoli, che il professore di Giuliano mi ha spiegato questa cosa e ho capito che non mi conveniva. Grazie, magari. Ok. Quindi questo è il ragionamento. Questa cosa vale soprattutto quando il break-even point non è quello di produzione, ma è finanziario. E cioè, siccome sicuramente avrai visto pure dalle domande, parliamo di business plan, eccetera. Il business plan alla fine deve terminare con le previsioni dei bilanci prospettici. Se alla fine del mio business plan io sto chiedendo 500.000 euro, va bene? Io devo dimostrare che questi 500.000 euro entro 2 anni e mezzo, proprio al massimo 3 anni, mi rientrano dai fatturati dei bilanci prospettici, perché altrimenti sto facendo una richiesta di prestito che la banca giustamente dice: caro signor Pirozzi, ma oltre il terzo anno l'investimento è troppo rischioso, i nostri soldi non glieli diamo. È chiaro, no? Ma anche io dovrei riflettere e dire: ma io sto cercando 500.000 euro, mi conviene di fare un debito così grosso per una cosa che comunque bene bene che va per come l'ho programmata, tra 3 anni, 4 anni, 5 anni, ma forse è il caso di rivedere il business plan. Allora, se riesco a ridurre la cifra o a, come dire, a stimare meglio i ricavi, a fare una previsione di ricavo migliore, allora forse li chiedo, altrimenti ancora una volta ho perso magari 5 mesi a pensare a sta cosa, però meglio perdere 5 mesi che 500.000 euro. Ok? Quindi nel caso del break-even finanziario stessa cosa, ci serve quindi per fare una stima di se conviene o meno fare l'investimento. Ripeto, il valore, questo per tua conoscenza vera, cioè effettiva, oltre 2 anni e mezzo l'investimento viene valutato come rischioso. 3 anni ancora. Se il break-even sta oltre il terzo anno, ragazzi, ne è corso. Anche perché ormai i mercati cambiano quasi ogni giorno ed è veramente quasi impossibile riuscire a fare delle previsioni oltre i 3 anni. 3-5 anni già è veramente un orizzonte temporale molto, molto lungo oggigiorno. Prima si facevano le previsioni a 10-20 anni, mo, oggi perdo massimo. Allora. Ora con la situazione che ci ritroviamo, insomma, oggi per domani, effettivamente non sappiamo neanche una settimana Se come andrà. tu pensi che nel 2008 Facebook non c'era, o comunque diciamo era molto poco sviluppato, stiamo parlando di 10-12 anni fa, cioè sembra la preistoria, cioè io manco me lo ricordo più com'era. Devo veramente fare uno sforzo e ricordarmi a quando ero veramente giovane, avevo 18 anni, che i telefonini si mangiava l'SMS, ma sembra veramente passate 2 vite, cioè. Allora, andiamo avanti. Allora, come break-even ci stiamo, va bene? Questo esempio però è molto molto semplice, ok? Andiamo avanti con le slide e cominciamo a vedere questo discorso inserito in un'ottica un pochino più ampia, Anisa. Vabbè, io te lo spiego, tieni la registrazione, tanto poi voglio dire, questo te devi imparare, insomma, oppure se arriviamo a un paio d'ore, non fa niente, insomma, l'importante è che impari, poi all'orale quello che mi riesci a dire, quello ci teniamo. Allora, parliamo di standardizzazione e di flessibilità, ok? La produzione ha esigenze di standardizzazione, no? Le teorie di Taylor. Cioè, più faccio sempre le stesse cose sulla catena di montaggio e più chiaramente standardizzo il prodotto ed aggiungo quelle che si chiamano economie di scala. Allora, la standardizzazione comporta diversi vantaggi. Infatti, tra queste abbiamo l'economia di scala, l'economia di scopo e un'alta affidabilità.
Che cosa significa? Significa che per quanto riguarda l'economia di scala, massimo utilizzo degli impianti, minor costo unitario per prodotto finito. Ok? Cioè, se io praticamente costruisco una macchina, chiaramente un'automobile è un bene abbastanza complesso. Devo sostenere il costo per gli impianti e poi i costi variabili, no, costi fissi e costi variabili, per produrre un'automobile. Tuttavia, una volta che avrò fatto l'investimento in costi fissi, produrre 100 automobili non mi costa 100x, mi costa di meno di 100x, no? Perché gli investimenti fissi sono stati già fatti, quindi è chiaro? Quindi questo concetto si chiama concetto di economia di scala, cioè se io massimizzo l'utilizzo degli impianti si riduce il costo unitario della singola automobile che vado a produrre, è chiaro? Quindi gli output sono tutti uguali, i prodotti sono tutti uguali, le risorse sono tutte identiche, ok? Perché utilizzo sempre le stesse, gli stessi materiali, le stesse merci, anche persino gli stessi operai, no? Che quindi hanno imparato come si fa poi lo continuano a fare, non devo spendere a insegnargli ogni giorno di nuovo come si fa. Se cambio sempre personale, per esempio, le curve di apprendimento non arrivano mai, mentre invece con lo stesso operaio, quello sbaglia la prima, sbaglia la seconda, la terza comincia a fare bene, dalla quinta va a regime. Il processo produttivo è sempre lo stesso, il caso appunto della catena di montaggio. Se per produrre un'automobile, perché questo già te lo faccio gli stessi esempi, così vado a memoria, quindi praticamente ottengo insomma dei vantaggi che si definiscono come economie di scala sulla produzione. Non solo, se io faccio grandi produzioni, probabilmente se compro invece di una barra di ferro ne compro 5.000, no? E chiaramente anche il costo del fattore produttivo, quando vado a contrattare col fornitore, mica me lo fa pagare 5.000 volte il prezzo, mi fa lo sconto. Quindi anche questo abbassa il costo unitario, è chiaro? Un altro vantaggio della standardizzazione può essere l'ottenimento di economie di scopo o raggio d'azione, cioè l'ottenimento di una gamma di prodotti diversificati e affini tra loro. Per capire il concetto di economia di scopo, facciamo l'esempio dell'apicoltura, che tra l'altro è rientrato pure nell'agriturismo, veramente nell'agriturismo è rientrato larga parte di tutto il programma, che riesce a ottenere dall'impiego di un numero sempre identico di api e di arnie una certa quantità di miele e di cera d'api. Ok? Cioè, io fondamentalmente devo semplicemente acquistare e accudire l'ape regina e le api dentro a queste arnie, e automaticamente però ho una produzione differenziata, perché da un lato raccolgo miele, dall'altro raccolgo cera d'api. Ok? Quindi posso fare, che ne so, le candele, per esempio. Un altro caso può essere il caseificio. Io ho un allevamento di mucche, pure questo rientra nell'agriturismo, perfetto. E quindi chiaramente dalla mucca, mungendo il latte, io poi posso o pastorizzare il latte, o produrre dei formaggi, o produrre degli yogurt, o le mozzarella, insomma ottengo un mix di prodotti dallo stesso processo produttivo. Anche questa è un'economia, no? Cioè io risparmio, un'economia in questo caso è veramente il senso di risparmio, cioè ho la stessa produzione e gli stessi fattori, io ottengo però una pluralità, un mix di prodotti. Quindi posso puntare su questo. L'altro grosso vantaggio della standardizzazione è l'alta affidabilità. Cioè, ottengo, come dire, dei prodotti tutti tagliati nello stesso modo, tutti che hanno lo stesso sapore, tutti che hanno insomma le stesse caratteristiche. Questo, per il consumatore finale, può essere una garanzia di qualità. Cioè, io compro il latte Berna, perché comunque, voglio dire, non è il pastore sconosciuto che mo sta facendo il latte, magari oggi gli è riuscito buono, domani mi dà quello scaduto. Latte Berna, su, distribuzione internazionale tra noi e la Svizzera, è buono, quindi sicuramente, proprio perché ogni bottiglia è uguale all'altra, sono sicuro che non è scaduto, quindi mi dà un senso di sicurezza, va bene? Una sorta di garanzia. Questi sono i vantaggi di avere una produzione standardizzata, ma nei mercati moderni questo non basta più. Perché i clienti oggi hanno esigenze specifiche e quindi cercano sempre più la differenziazione, la personalizzazione. Io compro la Polo Volkswagen, però voglio gialla, perché a me mi piace gialla, a Joan ci piace rosso.
Quindi va bene avere la stessa automobile Volkswagen modello Polo, però voglio pure qualcosa che mi rappresenti un po' di più, no? Che dica qualcosa di me, e quindi il giallo per me è un colore energetico, quindi mi rappresenta come persona energetica, va bene? Quindi c'è sostanzialmente un'esigenza di bilanciamento, cioè le aziende avrebbero piacere a produrre prodotti standardizzati perché è più facile, ottengono più economie di scala, però si differenziano anche meno, quindi poi un prodotto vale l'altro. D'altra parte i mercati, i clienti chiedono personalizzazioni, però io per farti la variante gialla e la variante rossa perdo un po' di quelle economie di scala, no? Perché se compravo tutta vernice grigia avevo degli sconti, mo invece devo comprare quella grigia, però anche quella gialla e quella rossa. Insomma, si perde un po', no? Perché comprerò minori quantità, ma di tre, quindi gli sconti saranno inferiori. Quindi spesso le aziende sono costrette per questa, come dire, evoluzione dei mercati a produrre una gamma differenziata. Chiara questa questione? Questa è abbastanza facile perché, come vedi, non c'è niente di quasi niente di numerico, insomma, si può spiegare facilmente anche così a chiacchiere. Perché stiamo facendo tutta questa bella manfrina? Perché dobbiamo parlare del dimensionamento produttivo. Allora, vogliamo fare 5 minuti di pausa? Perché mo vengono un po' di calcoli scemissimi, però l'esempio è abbastanza complesso. Quindi, dimmi tu. Andiamo con una sigaretta, non lo so. Io te l'avevo detto che ci voleva un po' di tempo. Sì, me l'avevo detto, è vero. E quindi ora lo finisco. Vado a prendere un po' d'acqua. Va bene. Tra 5 minuti? Sì. Va bene. Dov'è che sta?
Vabbè, sempre pure è strano.
Allora, Anita, sei? Sì. Sì. Hai fatto bene a cominciare a mangiare qualcosa, ok? Un po' di energia ci vuole. Allora, vai sulla slide numero 9. Quella dove stanno le felpe. Ci sei? Sì, sì. Non so se sei appassionata di anime, però insomma, o di videogame, però questa era pensata per i ragazzi di quarta, quindi. Allora, facciamo un altro esempio concreto, va bene? Però, insomma, con dei numeretti semplici sempre, però. Allora, dimensionamento produttivo, che cos'è? È il livello di produzione o il numero di prodotti che si riesce ad ottenere attraverso un ciclo completo di produzione. Noi abbiamo poco fa detto che per raggiungere le massime economie di scala dobbiamo avere la massima utilizzazione degli impianti. Va bene? In termini di matematica è un problema di minimo comune multiplo, cioè io devo sapere con gli impianti che ho, ognuno chiaramente svolge un certo tipo di produzione, mettendoli assieme qual è la combinazione vincente, cioè qual è la combinazione con cui li sfrutto al massimo. Quindi questo è il problema da risolvere. È chiaro? Sì, 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 sì. Perfetto. Ok, adesso che abbiamo chiaro a livello concettuale, il mio professore di matematica avrebbe detto intuitivamente e sarebbe andato a prendere lo swimmer. Poi dopo ti dava la dimostrazione come la dovevi dire, perché poi i matematici sono cagacacchi, bisogna dire per forza in un certo modo. Però era interessante che prima di elaborare un teorema dicessi intuitivamente questo è il concetto. Allora tu sapevi dove dovevi arrivare. Poi dopo ti dovevi imparare quella roba, però avevi capito nel frattempo. Quindi ho fatto la stessa cosa, male, sto invecchiando. Allora... Allora, esempio, Giovanni e Umberto sono due veri appassionati di manga giapponesi e videogame. Studiando il mercato si accorgono che esiste una domanda di felpe personalizzate e decidono di stamparne un lotto da rivendere online attraverso l'e-commerce del loro blog fantasy. Vabbè, c'è questo bloggettino online dove insomma, parlano dei manga, però c'è anche un piccolo e-commerce, hanno approntato e quindi possono vendere queste felpe. Il processo produttivo è composto in questo modo. Allora, abbiamo impianti, materiali, personale e servizi. Queste sono le macro categorie di costo. Gli impianti sono di due tipologie. Cucitrice, che taglia e cuce 10 metri di stoffa, e la stampante, che stampa 3 disegni all'ora. La capacità oraria è di 6 felpe per la cucitrice, cioè taglia 6 felpe all'ora, e invece la stampante riesce a fare 3 felpe, cioè fa stampare quindi 3 felpe. La capacità produttiva massima, quindi dopo quanti cicli produttivi, dopo quante diciamo, produzioni si rompe questo impianto, la cucitrice ne fa 60.000, alla 60.000 unesima felpa si sfassa, okay, non taglia più. E la stampante invece, come impianto, fatte 3.000 felpe si fonde, va bene? Il costo totale è di 40.000 per una cucitrice e di 500 euro per una stampante, va bene? I materiali, la stoffa, rotolo di 10 metri di stoffa, vengono fuori 6 felpe. Allora, capacità produttiva massima ovviamente 6 felpe, perché quella è, finisce il rotolo. Il costo totale, ogni rotolo costa 5 euro. Il toner, l'inchiostro per la stampante, invece ha una capacità oraria di 3 felpe, cioè che abbiamo detto stampa solo 3 felpe, e la capacità produttiva massima sono proprio quelle 3 felpe, cioè o toner dura giusto quella produzione oraria, o sta da cambiare. Ogni toner costa 30 euro, va bene? Il personale, abbiamo un operaio che spilla i cartellini con prezzo, taglia e codice, quindi diciamo come si dice, lo impacchetta in qualche modo, e gestisce una cucitrice, riesce a gestire solo una cucitrice, e ha un costo medio orario, perché il costo del lavoro è il costo orario, di 8 euro all'ora.
Il designer cura il design e gestisce le stampe. Quindi sta là al computer, si assicura insomma che la cosa vada in stampa, preme il click e gestisce due stampe, riesce a gestire due stampanti per volta. Costo orario del designer un po' più alto, 10 euro l'ora. Questo è lo scenario, a cui si aggiungono 20.000 euro di costo fisso totale, che sono costi di pubblicità, commissioni bancarie, perché la gente compra da online, quindi paga con la PayPal, e chiaramente tu a PayPal devi restituire una provvigione sul venduto, solitamente il 4%, e le spedizioni, che chiaramente poi queste felpe devono arrivare a chi le ha ordinate e ai clienti, e quindi c'è un costo di spedizione. Tutti questi costi, diciamo, sono, diciamo che vengono considerati in totale 20.000 euro. Allora, la prima combinazione ottimale di impianti che consente le maggiori economie di scala consiste in una cucitrice e 20 stampanti. Cioè, loro se vogliono partire e fare una produzione, come dire, che ottimizzi gli impianti, per cui alla fine di questo processo produttivo tutti gli impianti sono rotti, esauriti, contemporaneamente però, quindi arrivano al massimo, devono comprare una cucitrice e 20 stampanti. Perché? Per individuarla, come l'ho individuata questa combinazione, è bastato calcolare il minimo comune multiplo delle capacità produttive massime. Cioè 60.000, che è la capacità produttiva della cucitrice, diviso 3.000 felpe massime che può fare ogni stampante, fa 20. Quindi significa che per arrivare ai 60.000 felpe, dove poi si rompe la cucitrice, l'unica cucitrice, servono 20 stampanti da 3.000 felpe, 20 per 3, 60.000, quindi a 60.000, 60.000 sono totalmente distrutte le stampanti ed è totalmente distrutta anche la cucitrice. È chiaro? Facilissimo, voglio dire, non è una cosa complicata. Vedi? Quindi la risposta alla domanda iniziale: ma qual è la migliore combinazione che consente le massime economie di scala? La prima, perché poi ne possono pure produrre molti di più e dobbiamo vedere poi qual è il secondo step. Ma cominciamoci a focalizzare qui. Una cucitrice, 20 stampanti. Come l'abbiamo calcolato? Minimo comune multiplo tra la capacità produttiva massima dell'impianto 1 e la capacità produttiva massima dell'impianto 2. Va bene? Quindi, con questa combinazione si arriva, cioè, a totale usura, distruzione contemporanea di tutti gli impianti. Andiamo sulla slide successiva. Calcoliamo la combinazione ottimale oraria degli impianti. In un'ora la cucitrice lavora 6 felpe e la stampante 3. Perciò, dividendo la capacità produttiva oraria dei due impianti, 6 diviso 3, si scopre che la migliore combinazione oraria del circuito attiva una cucitrice, che sempre quella sarà, e due stampanti all'ora, ok? Che chiaramente le due stampanti stampano 3 felpe sulle 6 che ha tagliato la cucitrice. Quindi il concetto è, ovviamente vado un'ora prima in azienda, così avvio prima la cucitrice, quando la cucitrice dopo un'ora ha tagliato le prime 6 felpe, quelle 6 vanno nelle due stampanti e lei ne ritaglia altre 6. Quindi basta semplicemente scansionare di un'ora l'avvio delle due macchine, delle due tipologie di impianti, e chiaramente quelle 6 che escono dal primo vanno nelle altre 2, ok? Chiaro questo piccolo, giusto per renderlo proprio reale. Combinazione, infatti l'ho scritto proprio, per far lavorare le macchine a regime in parallelo basta avviare la cucitrice un'ora prima. Yeah. Combinazione ottimale oraria dei materiali e del personale, che poi ci sono gli operai, no? L'operaio e il grafico. Allora, dividendo la capacità produttiva oraria dei due materiali, 6 diviso 3, si scopre che per far lavorare gli impianti a regime occorrono un rotolo di stoffa e 2 toner all'ora, perché dal rotolo di stoffa vengono tagliate le 6 felpe e ogni toner invece stampa 3 felpe, quindi 2 toner su 2 stampanti fanno le 6 stampe. Ok? Quindi il costo orario delle materie è 5 del rotolo più 2 per 30 che è il costo dei toner, quindi 65 euro l'ora. Adesso va aggiunto il costo orario delle due risorse umane, che è di 10 più 8, no? Che uno prendeva 8 euro all'ora, l'altro prendeva 10 euro all'ora, quindi altri 18 euro.
si ottengono così: costo delle materie complessivo orario 65 più 18, 83, i due valori che abbiamo appena trovato, 83 euro all'ora. Produzione totale oraria 6 felpe all'ora, cioè ogni ora vengono completate 6 felpe e vi costano 83 euro ognuna all'ora. Cioè all'ora. Allora, numero di cicli della combinazione ottimale, qual è? Cioè, quindi quanti cicli di produzione faccio nella mia combinazione con una cucitrice e 20 stampanti? 60.000 diviso 6 felpe all'ora, 10.000 cicli. Cioè, devo fare 10.000 cicli orari. Va bene? Questo sarà il numero di cicli di produzione che avrò alla fine del completamento della mia combinazione ottimale. Il costo variabile complessivo, perché noi poi dobbiamo arrivare ai costi variabili fissi, no? Perché abbiamo calcolato break even point. Allora è 10.000 cicli per 83 euro all'ora, il costo variabile complessivo è 830.000 euro. Il costo variabile unitario è dato da questo valore complessivo diviso le 60.000 felpe che produco, quindi 13,83 euro. Quindi il costo variabile di ogni singola felpe è 13,83, questa è la cosa importante, il famoso M, il coefficiente angolare. Costo fisso complessivo, quindi il costo fisso è 40.000 della cucitrice più le 20 stampanti, ognuna costava 500 euro, quindi 500 per 20 fa 10.000, più 20.000 di servizi, quel costo fisso che c'era in fondo a tutto, che era pubblicità, commissioni bancarie, eccetera, quindi 40.000 più 10.000 più 20.000, 70.000. Bene? Quindi K intercetta, costo fisso 70.000. Il costo totale è costi variabili più costi fissi 830.000 più 70.000, 900.000. Quindi questa produzione con questo livello di dimensionamento produttivo ottimale è di 900.000 euro. Andiamo a vedere i ricavi. Allora, in previsione di questo circuito della produzione, Giovanni e Umberto decidono di applicare un ricarico del 36% sul prezzo di vendita. Come calcolano questo valore? Molto semplicemente, vanno a Brengoppa Internet e vedono i prezzi della concorrenza per felpe più o meno simili, cioè felpe con delle stampe particolari, carine, e scoprono che bene o male una felpa su Amazon costa tra i 20, 21 euro e i 30 euro, non di più. Quindi orientativamente si fanno un po' un conto e decidono di mettere un ricarico. Quindi vedi, questo è un calcolo che tiene conto del costo di produzione, ma che va a verificare quello che è il valore di mercato, quindi è più sul valore di mercato come criterio di pricing. Costo unitario per felpa, quindi, è 900.000 euro di costo totale diviso 60.000 di produzione totale, 15 euro. Quindi ogni felpa, complessivamente, tra costo fisso e variabile, il costo unitario di ogni felpa totale è 15 euro. Tanto gli costa produrre una felpa con questa combinazione, con questo dimensionamento produttivo. Il prezzo di vendita unitario, allora, è i 15 di costo più 36%, quindi per 1,36, e quindi fa 20,40 euro. Questo è il loro prezzo di vendita, quindi è una cosa abbastanza economica. Ricavi totali, i ricavi totali sono chiaramente dati dal prezzo di vendita, che è il coefficiente angolare del ricavo totale, per quante felpe producono, abbiamo detto 60.000, perché arrivano a completamento degli impianti, no? Quindi 60.000 per 20,40, 1.224.000 euro. Allora, il profitto totale ante imposte sarebbe anche interessante, perché 1.224.000 meno 900.000 di costo totale fa 324.000 euro. Profitto totale netto, immaginando imposta del 40%, ma voler essere proprio allegri, perché in Italia il cuneo fiscale è tra il 40% e il 70%, mi è capitato anche il 72%, quindi praticamente si lavora per lo Stato. Socio occulto. E quindi 324.000 meno 324.000 per il 40% fa 194.400 di profitto post imposte, cioè dopo avere al netto delle imposte. Qual è la redditività netta, il ROE, immaginando chiaramente, allora il ROE è diviso, cioè l'utile netto diviso il patrimonio netto.
Cioè il patrimonio netto sono i soldi investiti dalla proprietà. Solitamente ci sono anche mezzi di terzi nel passivo dello stato patrimoniale, nel bilancio. Però immaginiamo per ragioni di semplicità, non ci interessa in questo momento parlare di bilancio, immaginiamo che i costi siano sostenuti tutti solo con le tasche dei poveri due, Umberto e Giovanni, insomma. Vabbè, quindi hanno messo proprio tutto loro di tasca loro, quindi il totale del finanziamento è uguale al totale del capitale sociale che mettono. Allora, in questo caso, effettivamente, se divido il profitto netto, 194.400, diviso i 900.000 famosi, ottengo una percentuale del 21,60%, che non è male, è discreto come ROE, sarebbe ottimo oltre il 25%, però comunque è un buon ROE, significa che c'è una buona redditività di impresa, va bene? Questo poi lo vediamo con gli indici di bilancio, l'altro ieri ho finito di scrivere la riscossona e la prossima lezione sarà proprio su questo, quindi se ci sei mercoledì parleremo proprio degli indici di bilancio, anzi più venerdì penso che abbiamo prima del bilancio. Vabbè, comunque insomma, quindi il ROE è 21,60%, sembra quindi un buon investimento. Vediamo il break even point a questo punto, no? Allora, costo fisso abbiamo detto 70.000, il costo variabile unitario era 13,83, il costo variabile unitario, costo totale è venuto 15 euro per ogni singola firma, ma il costo variabile unitario era 13,83. Quindi, chiaramente, l'equazione del costo totale è costo fisso più costo variabile, 13,83 più 70.000. I ricavi totali, invece, hanno come equazione 20,40, che era il prezzo di vendita unitario, per Q, e allora vado ad impostare il mio bravo BEP, che abbiamo già visto nell'esempio di prima, costi totali uguale ricavi totali, ricavi totali uguale costi totali, viene fuori, risolvendo l'equazioncina, che praticamente Q è uguale a 70.000 diviso 6,57 fa 10.654. Che cosa significa? Vedi, anche qui abbiamo proprio il disegno anche con l'area di profitto, l'ho colorata, vedi, dopo il break even si apre l'area di profitto, quella in rosso. E quindi il break even è a 10.654 felpe. Fino ad allora sono in perdita, come vedi il costo fisso, l'intercetta è 70.000, quindi i ricavi totali intersecano la retta blu del costo totale in 10.654. Non è stato calcolato a questa cifra quanti costi ricavi corrispondono, ma basterà moltiplicare 10.654 per 20,40, va bene? E avremo identificato a quanti euro arriva il break even point. Dopo quella cifra, fino a 60.000, in questo caso vedi non è verso infinito, a 60.000 si blocca, perché? Perché a 60.000 felpe si distruggono le 20 stampanti e anche la cucitrice. Quindi se voglio produrre e fare, diciamo, una nuova ondata di cicli di produzione, dovrò comprare un'altra cucitrice e altre 20 stampanti. Va bene? Quindi in realtà molto molto semplice, mi ricordavo che era un pochino più scocciante questa cosa. Per costruire il grafico, io qua praticamente ho semplicemente ripetuto, ma l'abbiamo già visto nelle slide di prima, insomma, no? Quindi va bene, non credo ci sia bisogno di ripeterlo. È tutto chiaro? Ok, ti vedo annuire. Andiamo sulla slide numero 13. Fammi vedere se per caso questa poi contiene pure... No, ok, te l'ho risparmiato. Allora, sulla slide dove c'è il tizio con i punti interrogativi in testa, ci sei? Ok, allora, durante il corso, quando ho spiegato sta roba, gli alunni giustamente hanno fatto delle domande e io ho dovuto dare delle risposte. Come conoscere i dati utilizzati nell'esempio? L'esempio è prettamente didattico, ho cercato di tirar fuori dei numeri verosimili, verosimiglianti, più o meno, però insomma è un esempio, non c'è nessun libro, me lo sono dovuto inventare da me. Però mi hanno chiesto giustamente, ma come fai a stabilire quel valore o quell'altro valore? I dati relativi a impianti e materie prime, come capacità produttiva e qualità, possono essere conosciuti da responsabili acquisti attraverso un'attenta analisi delle schede tecniche presenti sul website.
interfacciandosi con i responsabili vendita del fattore produttivo, attraverso confronti con i colleghi e ricerche su riviste specializzate o siti reputazionali, ad esempio Trust.it. Cioè, la domanda era, ma come fatta a dire che fanno 60.000 filpe? Cioè, come stabilisci la capacità produttiva dell'impianto? Beh, molto semplice, il mio responsabile acquisti, quando avrà comprato la cucitrice, ho pensato di comprare la cucitrice, chiaramente sarà andata a vedere la scheda tecnica sul sito di questi che fanno le cucitrici, e la scheda tecnica probabilmente diceva fino a 60.000 felpe garantito. Cioè, capisci che voglio dire? I dati relativi alla percentuale di errore di produzione di un macchinario, questa era molto interessante, non ti racconterò, cioè ti darò un'idea della risposta, poi l'ho anche elaborata, ma sono cose di statistica anche molto complicate, possono essere calcolati e verificati attraverso l'osservazione statistica di errori di produzione. A tali test deve provvedere un soggetto qualificato, solitamente identificabile nella figura del responsabile del controllo qualità. Cioè, mi è stato detto, mi è stato chiesto, cioè, ma e se escono le felpe stampate male, per esempio, no? Sicuramente su 60.000 felpe magari ce ne saranno 10 che è stampata di lato o il colore non è venuto bene. Cioè, come si fa a calcolare queste cose? Allora, risposta, te la spiego così verbalmente perché non è proprio il caso di andarci a impegolare in ulteriori ragionamenti, però te lo dico. Allora, c'è una persona che è responsabile della qualità, no? Sicuramente è una qualifica che avrai sentito. Il responsabile di qualità, che viene solitamente rappresentato con questa cartellina che sta a guardare, sai, il ciclo produttivo che scorre, ma che cosa fa? Fa dei calcoli. Allora, dall'analisi statistica, stampi 60.000 e riscontri, che ne so, un tasso di pezzi rotti, di pezzi non buoni, del 2%, per esempio. Si va a fare un colloquio con i produttori di cucitrici e stampanti e viene fuori che magari un concorrente gli dice no, guarda, ma io la mia stampante ha un processo produttivo innovativo per cui i pezzi di produzione, cioè i pezzi rotti, praticamente sono dello 0,5%. Va bene? Ci credi, non ci credi? Oppure viene un ingegnere e ti dice guarda che se modifichi sta cosa, se mi fai fare questa modifica all'impianto, l'impianto rende meglio. Proviamo. Sulle successive 60.000 felpe, viene fuori che facendo il tentativo, che ne so, l'1,7%, prima era il 2%, l'1,7% sono pezzi rotti. Ora bisogna capire se questa riduzione dello 0,3 è significativa oppure no. Cioè, è un fatto casuale, magari faccio ancora altre 60.000, invece di 1,7 trovo 2,3. Cioè, sono 2,3% di pezzi rotti. Allora, è casuale? Oppure è un fatto, diciamo, significativo? Si risponde a questa domanda facendo dei calcoli di statistica, di inferenza statistica. Non so se conosci la curva di Gauss, la curva normale, la curva a campana. Qualche volta è capitato di vedere per televisione, magari adesso pure parlando di Covid, no? Allora, molti fenomeni in natura si distribuiscono attraverso quella forma lì, la forma a campana, cioè la maggior parte delle casualità rientra in un certo intervallo e poi ci sono le due code. Statisticamente che cosa si fa? Si va a calcolare un valore soglia, con asterisco, che è il valore che identifica quelle code. Se 1,7 capita al di là della coda, allora significa che quella modifica è significativa, cioè ridurre dello 0,3 il cambiamento che ha fatto l'ingegnere è un cambiamento valido sempre, quindi non è imputabile al campione. Se invece 1,7 risulta di qua, cioè quindi sotto la parte della cupola principale, allora significa che quella variazione non significa niente, il miglioramento apportato è puramente casuale, non è significativo. Questi calcoli sono calcoli che si fanno con delle tabelle di statistica che vengono fuori da dei calcoli integrali, ma non ci hanno in cose troppo complesse, però
mi hanno fatto la domanda, ho dato la risposta. In ultimo, la decisione sul prezzo, ma questa te l'ho già detta prima. Quando facciamo il marketing mix, la variabile prezzo, che è la seconda, il pricing, praticamente ti ho già detto, si può decidere di utilizzare diversi criteri. Un criterio è il costo storico. Sicuramente ci conviene calcolare il costo per non fare l'errore che abbiamo visto nel BEP. Cioè, ma perché sto in perdita, pure se ho raggiunto il BEP? Grazie, hai messo un prezzo di vendita più basso del costo del fattore produttivo, non andrai mai a vincere, non andrai mai a profitto. Quindi devo sapere che quella caspita di felpa mi costa in totale 15 euro, perché se non arrivo al costo, come faccio a stabilire la giusta percentuale di ricarico? Però diciamo che, allora, solitamente una percentuale di ricarico discreta, decente, quella per la maggior parte dei prodotti, è tra il 20 e il 25%. Vedi, qua abbiamo messo 36%, però, perché? Perché comunque se vado su internet vedo che prodotti alternativi vengono venduti anche a 30 euro. Io la sto vendendo a 20 euro e 40, quindi tutto sommato sto facendo pure un prezzo buono, quindi probabilmente nel settore delle felpe un ricarico, come dire, soddisfacente, forse addirittura pure del 50%. Ma è un caso. Allora, il criterio che adotto in questo caso per scegliere il prezzo e il markup è il valore di mercato, cioè faccio un confronto con la concorrenza e mi regolo su quello. Va bene? Ultimissima slide, questa è bella, e tra l'altro te l'ho anche inserita nelle diciture della slide, della tesina. Niente di difficile, se siamo arrivati a capire tutto questo, siamo a postissimo. La domanda successiva, visto che le cose sono andate così bene per i due giovani imprenditori, è la seguente. Se si accorgono che il mercato fosse ancora in grado di assorbire altre felpe, quale sarebbe il dimensionamento successivo? Ok? Il dimensionamento produttivo successivo? Allora, se comprano una sola stampante, no? Praticamente non aggiungono niente, perché comunque la cucitrice non è attiva, si è distrutta. Ti pare? Quindi comprare semplicemente una stampante in più non risolve nulla. Ti pare? E allora, quindi, qual è il nuovo complesso successivo, il nuovo dimensionamento produttivo successivo? Non vi sarebbero, per esempio, felpe libere su cui stampare, tra l'altro, perché pure se compro la nuova cucitrice, è quella sempre 6 felpe all'ora fa. Le due stampanti fanno 3 più 3 e fanno 6, con una nuova stampante in più, cioè se compro 3 stampanti, comunque è sempre dispari, cioè non ha le felpe su cui stampare la grafica. Quindi neanche ammettendo di comprare una nuova cucitrice la risolvo semplicemente facendo con 3 stampanti per ciclo, no. Inoltre il designer riesce a curare 2 stampanti per volta, quindi la terza stampante oraria non ci sarebbe chi la gestisce. Quindi insomma non me la cavo con poco, già comincio a capire. Il secondo livello di produzione ottimale, dunque, molto banalmente, è 120.000 felpe. Cioè devo comprare 2 cucitrici e 40 stampanti, se voglio produrre, diciamo, sempre in maniera che ottengo le massime economie di scala, però ad un livello successivo superiore. È chiaro? Quindi, come possiamo comprendere da questo esempio, l'andamento dei costi fissi, ok? Quindi l'andamento degli impianti, dei costi degli impianti, è un andamento a scatti, a gradini, e infatti si chiama scala di Pantaleo. Chiaro? E questa è. Chiaro, sì, sì, chiaro. Spero che la cosa sia stata chiara, semplice, insomma. Sì. Con me parlerai di questo. Finiamo giusto per completezza la tesina a questo punto, ma insomma sono cose che non riguardano poi me. Dopo economia aziendale, c'è l'economia politica. Qua io questo l'ho suggerito io come argomento, ma io non so neanche, non credo manco che lei lo abbia trattato. Curve di ISO costo, punti di FUDI ottimo, funzione di produzione. Qua devi cercare qualche altro argomento, secondo me, con la professoressa. Vabbè, comunque, insomma, vedi, magari ti dà lei del materiale. Io mi sono rifatto alla teoria del consumatore, sostanzialmente. Matematica, a pagina 11, questa pure non la discuterai, perché chiaramente non è uscita come materia. E quindi, arrivederci e grazie.
Allora, diritto e finanza sì, perché ti ho messo il crollo di Wall Street del 1929, vabbè, ormai sei lì, quindi come periodo storico ci rientra. La società per azioni, allora, la società per azioni, diritto commerciale, questo devi vedere con la professoressa. Diritto commerciale è una mazzata non indifferente, le SPA poi sono complessissime, sono il capitolo, diciamo, più, la forma giuridica più complessa. Ho messo azioni, opzioni e obbligazioni, giustamente parlando della borsa di Wall Street, azioni e obbligazioni, obbligazioni con warrant, il lancio di nuova, bellissimo, cioè almeno per me, offerta pubblica d'acquisto. Allora, questo ti dico giusto brevemente, poi chiaramente la docente spiegherà meglio, però una delle domande che per esempio si fa quasi sempre in diritto all'esame, la differenza tra obbligazioni e azioni. Nelle azioni, quando l'azienda emette azioni, chi le compra praticamente diventa titolare dell'azienda, perché l'azione fa parte del capitale sociale. Quindi se io compro anche una sola azione di quella società, significa che io ho diritto alla partecipazione agli utili. Ok? Quindi quando l'azienda arriva a fine anno e fa la divisione degli utili, gli utili dei distribuiti ai soci, che sono 100 azioni, io ne ho una, bene, allora un centesimo del profitto distribuito spetta a Gimo Pirozzi in quanto titolare dell'azienda, chiaro? Okay, certo. Nelle obbligazioni, perché un'azienda può emettere anche obbligazioni, sono sempre uno strumento finanziario, ma di altra natura, perché le obbligazioni sono semplicemente un prestito, cioè l'azienda mi dice: Gimo Pirozzi, vuoi comprare 1.000 euro di obbligazioni della Pizza e Fighi Spa? Sì. Quanto mi paghi? Allora, questi 1.000 euro tu me li presti, li teniamo vincolati per 5 anni e tra 5 anni io ti restituisco 1.500 euro. Va bene? Ci vuoi fare poco e tanto, ma è solo un fatto di interesse, è un'operazione solamente speculativa, ok? Dove io non partecipo agli utili. Se tu nel frattempo hai quintuplicato gli utili, io non posso pretendere niente. I patti erano chiari, io ti presto dei soldi, tu mi dai un interesse, li teniamo bloccati là, allo scadere della data mi dai quegli interessi. Non c'è niente di vincolato alla maggiore redditività o di minore redditività o addirittura al fallimento o all'apertura di nuove società. Io sono un socio, cioè scusami, sono un elemento esterno, non sono un socio. Esiste poi la forma intermedia, cioè le obbligazioni cum warrant. Che cos'è il cum warrant? È una cedola che io posso addirittura anche staccare e vendere, cioè posso mantenere l'obbligazione e vendermi il warrant, ok? Faccio un piccolo profitto, quello che è. Se io il warrant lo mantengo e lo trasformo, cioè è un cedolino che mi serve per trasformare l'obbligazione in azione. Cioè io inizialmente l'ho comprata come un diritto di opzione, anzi è un diritto di opzione, cioè io ho il diritto di poterla trasformare in azione e diventare socio dell'azienda. Magari all'inizio non mi fido tanto, questa è una società nuova. Passa il primo anno e vedo che il valore, diciamo, delle azioni sta crescendo, ho delle informazioni di mercato per cui scopro che, ne so, Tiscali, questa nuova società, in realtà è la nuova astro nascente delle telecomunicazioni, perché conosco il direttore finanziario, che ne so. E allora decido di attivare il warrant e dire: trasformo l'obbligazione in azione. A quel punto chiaramente divento socio e ho diritto alla ripartizione degli utili. Quindi questo è molto semplicemente la differenza tra obbligazioni e azioni, scemissima, eppure tanti, secondo me non studiano proprio, che veramente non c'è niente di difficile. L'OPA, l'offerta pubblica d'acquisto, questa è una cosa molto molto interessante, cioè, lo so che magari ad altri interessano altre cose, però io la trovo interessante. Se ti ricordi, qualche anno fa ci fu Fioretti, come caspito si chiamava, comunque tipo un Tronchetti Provera che non ce l'ha fatta, cioè che sembrava quello della Unipolsai, non riesco a ricordare il nome. Comunque, insomma, come funziona? Nelle società per azioni, tu capisci che siccome appunto le azioni, ognuna magari ha un valore molto basso,
Il capitale sociale, cioè la proprietà dell'azienda, è molto frazionata, perché tu a volte hai anche migliaia di soci, perché ognuno ha comprato, che ne so, 5 azioni, 100 azioni, le azioni saranno, che ne so, 10.000. Quindi, in termini proporzionali, a volte, a causa di questo enorme frazionamento, tu puoi avere la maggioranza anche solo col 20%. Perché l'altro 80% è fatto tutto da gente che ha 0,3, 0,2, 1%, cioè, quindi tu con 20%, pur non avendo la maggioranza assoluta, cioè 50% più, però ti trovi a comandare un'azienda simile, va bene? Come si fa a scavalcare quello che c'ha il 20%? Allora, siccome la SPA sono società molto grandi di solito, come puoi immaginare, comunque con capitali ingenti, non è che tu puoi fare un gioco di tre carte, cioè è ovvio che la regolamentazione prevede in maniera abbastanza farraginosa che cambi proprietari non possono avvenire dall'oggi al domani così, d'amblè, scopriamo le carte, è lui il proprietario, dopo domani scopriamo le carte, sono io il proprietario. Occorre una precisa procedura per poter fare, scavalcare, insomma, che si chiama appunto OPA, cioè offerta pubblica d'acquisto, cioè Gino Virozzi, che detiene l'1% di questa SPA, annuncia al pubblico che compra Zopaperù e Scioruazzo Paperù, compriamo. E quindi pubblicamente annuncia la sua volontà di acquistare quote societarie tali per cui diventa lui, diciamo, l'azionista di maggioranza. Chiaramente si apre una compravendita, no? Ognuno tirerà sul prezzo, magari tanti azionisti che volevano monetizzare mi venderanno le azioni. Quando arrivo al 19%, la maggioranza c'è il 20% attualmente, e chiaramente quelli che stanno all'1% me lo fanno pagare di più, dice, ma tu veramente vuoi diventare proprietà? Allora me la devi pagare di più l'azione. Quindi si aprono, insomma, delle trattative, prezzo levito. Se si riesce al termine, questa offerta chiaramente c'ha una scadenza limitata, cioè entro un certo tot, si chiude l'asta. Se ci sei riuscito, bene, se non ci sei riuscito, rimani con quella quota, diciamo, hai fatto degli acquisti, però non hai potere politico, per esempio, per cambiare il management, oppure per decidere, che ne so, che l'azienda da quel settore deve spostare gli investimenti in un'altra cosa che ti interessava. È chiaro? E ovviamente questa cosa poi, ci sono tutta una serie di giochetti sopra. Io prima di lanciare un'OPA, solitamente sono abbastanza certo di riuscire. E come faccio? Chiaramente attraverso una serie di prestanome o di imprenditori amici, io prima di lanciare l'OPA già gli faccio comprare delle quote, no? Magari quel 5%, quel 2%, quel 3%. Poi quando lancio l'OPA, da un lato compro dagli altri, i miei prestanome mi vendono perché quello era l'accordo che poi mi avrebbero venduto, e io scavalco. Però sti giochini, ovviamente, non, la proprietà di là non è che sta dormendo, cioè magari annusa, capisce che sta succedendo qualche manovra già da prima, e quindi si premunisce, no? Quindi insomma, non è semplice nelle SPA, spesso non si riesce neanche a capire bene i proprietari chi sono, proprio perché c'è un'enorme frammentazione. Quindi di queste amenità potresti parlarne con la professoressa di diritto, e come vedi 10 minuti passano abbondantemente e anche con argomenti che secondo me sono attuali sicuramente. Scienze motorie, e con questa la chiudiamo, vabbè, scienze motorie, te la vedi con il professore di, diciamo, corpo. Ah, io qua addirittura ti ho messo, giustamente, parlando della crisi del 29, ti ho parlato poi, ho collegato alla crisi del 2008 che abbiamo avuto, che è stata enormemente più disastrosa di quella del 29. Noi continuiamo a studiare il vecchio, ma il nuovo, purtroppo in questo caso è molto peggio. E quindi i crolli di MPS, Monte dei Paschi di Siena, e di Parmalat, chiaramente sono sobbotte, cioè nel senso c'è gente che si suicida per cose del genere, perché magari la signora Maria, la zia Maria, insomma, i suoi risparmi li aveva investiti in quella roba lì, perché le avevano detto che era sicuro, magari la signora era pure di Parma, anzi sembrava tanto questo bel signore distinto, e poi invece era un mariolo uguale a tanti altri. E quindi chiaramente diciamo, le scienze motorie, quello che ho messo come argomento, è trattare un po' anche
le ripercussioni psicologiche che possono avere operazioni del genere, no? Perché si parla tanto di finanza, poi nel mio corso, se avessi seguito, avresti sentito più di una volta, insomma, io sono molto contrario alla finanza, io faccio economia, che sono due cose completamente diverse e spesso vengono confuse. La finanza sono scommesse, andate nei centri di scommesso, andate al bingo, perlomeno vi scegliete il numero che vi piace, esce, non esce, il gioco lo conoscete. Invece investire in finanza quasi sempre è soltanto una truffa, perché non sapete manco bene che state facendo. Avete affidato dei soldi ad un trader, quello magari per speculazioni sue vi conviene che voi perdete, insomma non è proprio il massimo. E quindi l'attività, come contrastare questi disturbi psicologici, comunque diciamo queste pressioni, con lo yoga oppure con la meditazione, e questo fa parte sempre poi della gestione dello stress, fa parte sempre di quel corso iniziale che feci di comunicazione visiva e performance, cioè portando il locus of control dentro di noi. Come faccio ad essere meno stressato per l'ansia da esame? Studia. Più studi, più è probabile che quello che ti verrà chiesto è qualcosa che conosci. Quindi non dipende dagli altri, il luogo del controllo non è fuori da te, ma lo porti dentro di te. Più il luogo del controllo è dentro di te, più l'ansia e lo stress si diffondono. Va bene? And this is. Vabbè, si è fatto ora di pranzo, sono l'una. Direi che ci siamo. Vabbè. Anisa, io ti saluto, ti faccio in bocca al lupo per il piccolo anche. Grazie, bocca al lupo, grazie. Ci vediamo, ci sentiamo a brevissimo, perché poi dobbiamo vedere l'elaborato della prova scritta. Sì. Bene. Penso che in settimana ti farò una telefonata e ci accordiamo su quali 7 domande vuoi scegliere e magari anche su cosa partire, insomma, la discussione, perché la discussione partirà dall'elaborato della prova scritta. Io spero di fare velocissimamente, così passiamo alla tesina e arrivederci. Va bene. Va bene. Ci aggiungiamo. Ciao. Grazie, prof. La ringrazio. Vediamo la registrazione.